legislatore non dice che uno può telefonare quando crede in qualunque momento. Adesso se poi vogliamo fare dire queste cose, le possiamo anche fare dire. Il legislatore dice che l'imputato può parlare in ogni momento col suo difensore. Allora si ammetta che quella della difesa... sempre la sua disciplina. Certo, ma si ammetta che è una difesa minorata. Se si riconosce questo, lo ha riconosciuto in fondo anche la Corte Costituzionale, ha detto però temporaneamente, siccome è a scadenza, adesso ci stanno pensando a... Questo è vero. Questi signori che ci stanno governando, ci stanno pensando loro ad assicurare un rigido sistema. Vabbè. No, detto così, scusi, Presidente. Sì, no, ma adesso ha molto ludo, c'eravamo su sedia. Presidente e signori della Corte, intervengo come sapete in difesa di Massimo Carminati. Non era una frase mia di Orazio. Non ho dubbi in proposito. Non si offenda se non gliel'ho attribuita. Sì, sì. Sì. Perché da tempo non sento nulla. Non sento nulla di te, come mai? Sì, è lontano. Allora aspettiamo bene. Perché questa è una presenza virtuale, ma almeno virtuale deve essere. Ecco. No, perché ci vogliono far credere che sono ragioni di sicurezza che presiedono a questo regime. Non è vero, non sono ragioni di sicurezza, perché c'è da rifiutarsi di credere che non si sia in grado di assicurare la sicurezza in un'aula posta dentro un carcere. Quindi è solo una vessazione che si vuole imporre a determinati imputati. Questa è la verità, non da parte di questa Corte, perché questa Corte deve applicare la legge, da parte del legislatore. Le leggi sono fatte così, e la Lega direbbe che se si va a vedere chi può mani ad esse. Sono così animato sul punto, Presidente, perché... Va bene, allora ci sediamo. Qual è il tempo che non funziona? Di tempo? Di tempo. Di tempo? Che è successo? Sì, non arriva la vedere. Aspettiamo che la risposta. Ma che si perde un minutino? Come potete? 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Prova. 10, 9, queste cose che stiamo dicendo, non per pensate, queste cose che stiamo dicendo. Queste sì. Sì. Invece Cicerone ci sovviene e dice. No, non arrivano più. Nei pensieri filosofici, Societas, ita corrupta est, ut refrenanda sit, omnibus modis. Questo è Cicerone, nei pensieri filosofici. Ancora? No, 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 no.
mezzo, mi senti? Aspetta, signor Presidente, sentiamo. Ok, grazie. Viterbo, mi puoi confermare audio e video? Sì, sì. Grazie. Sentiamo. Se ha da dire qualcosa in questo momento, Viterbo, riguardo la rinuncia. No, no, niente dobbiamo dire. Va bene. Posso, Presidente? Grazie. Dicevo, come sapete, sono il difensore di Massimo Carminati, l'unico difensore di Massimo Carminati, sono rimasto quello che vuole lei. E anche io sono qui intervengo in difesa di un imputato che è stato assolto in primo grado con la formula più soddisfacente, quella di non aver commesso il fatto, e quindi sono qui ovviamente a difendere quella sentenza, cioè sono qui a ribadire che quella sentenza ha sicuramente fatto giustizia sostanziale in relazione alla imputazione che è stata elevata nei confronti del mio assistito. Ma anche io, come l'amico e collega Corrado Oliviero che mi ha preceduto poco fa e, come dicevo prima, con una battutina mi ha massacrato l'intervento perché ha illustrato una serie di argomenti che avrei voluto illustrarvi io e che quindi in parte modificherò per non tediarvi, per non annoiarvi, perché sono assolutamente consapevole che ascoltare forse è molto più faticoso che parlare. Dicevo, anche io però vi devo dire la verità, non sono pienamente soddisfatto della sentenza, che pure ci dà ragione sul piano sostanziale. Non sono soddisfatto della motivazione addotta a sostegno di quella sentenza di assunzione. Io non amo le citazioni e men che meno amo, a differenza del Presidente come abbiamo visto, e men che meno amo citare me stesso, ci mancherebbe altro. Però non posso fare a meno di richiamare, non alla vostra attenzione perché non c'eravate, ma di dirvi che in parte nel mio intervento in primo grado avanti la Corte di Assise di Perugia avevo un po' anticipato quello che sarebbe avvenuto. Avevo cioè lamentato un pericolo, che questa vicenda risentisse nell'apprezzamento che la Corte di Assise si apprestava a fare, stiamo parlando del settembre 99, nella Camera di Consiglio, risentisse del clima culturale che si è diffuso in questo paese quanto a questioni di giustizia negli anni 90. Avevo esortato i giudici che mi ascoltavano a non sottovalutare che il processo Pecorelli era un processo figlio dei suoi tempi, un processo esemplare, sintomatico della cultura della giurisdizione che negli anni 90 si è diffusa in questo paese attraverso le sentenze dei giudici di merito
attraverso ancora di più gli interventi della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione, lo dico ai giudici laici, non certo ai giudici togati, che forse non lo sanno, non è tanto il terzo giudice, il giudice di legittimità dell'imputato, ma è forse più correttamente da definirsi come il giudice del giudice, cioè quello che analizza e verifica la sentenza di merito, le sentenze di merito che il giudice del primo grado e il giudice di appello hanno emesso e valuta la correttezza dell'operato del giudice di merito non solo in relazione al rispetto delle regole formali della procedura, ma anche in relazione alla, appunto, legittimità della motivazione. Legittimità della motivazione che si sostanzia essenzialmente nel modo con il quale il giudice ha valutato la prova. Vedete, io avevo denunciato questo pericolo perché non va dubbio alcuno che il processo Pecorelli assommi in sé tutte le caratteristiche, io dico negative, di questa involuzione culturale, di questa degenerazione culturale della giurisdizione. E quali sono le caratteristiche negative? Innanzitutto il ricorso a piene mani al contributo dei quelli che volgarmente noi chiamiamo i pentiti, con un termine improprio che non è un termine del legislatore, che è un termine che anche questo rivela un'impronta culturale. Pentito. La nostra è una cultura di matrice cattolica. L'unica cultura apparentemente antagonista alla cultura cattolica che caratterizza la nostra società, il nostro modo di vivere, eccetera, è stata l'unica, diciamo così, cultura apparentemente laica, è stata la cultura marxista, che in realtà, anziché essere una cultura antagonista di quella cattolica, è una cultura omologa. Sono due tipi di cultura uguali e contrarie. L'una ti promette il paradiso in cielo, l'altro te lo promette, te la prometteva, ormai credo che si siano resi conto pure loro che erano promesse varie. Perlomeno per quella cattolica si può sempre dire, chi lo sa, che non abbiano ragione e che alla fine, dopo, ci si renda conto che. E quindi questo termine pentito è proprio un riflesso del moralismo di fondo che presiede e alla cultura cattolica e alla cultura marxista, che ha permeato gli ultimi, quella marxista, 50 anni della nostra vita sociale, politica, culturale e, perché no, giudiziaria. Perché il processo è un momento della vita di una società, dei cittadini, degli associati di una società. È un momento del quale molti si augurano di non fare mai esperienza, questo è fuori di dubbio, ma non va dubbio che anche la cultura della giurisdizione risenta di questi input, diciamo così, della più vasta cultura di una società. E quindi il pentitismo è certamente stato un fenomeno tipico della cultura della giurisdizione degli anni 80-90, e quindi il ricorso al contributo del pentito, del collaborante, del dichiarante, che impone ovviamente di assumere delle regole di valutazione di questo tipo di prova, di questo tipo di emergenza processuale.
Ma il processo Pecorelli ha risentito anche di un altro aspetto negativo della cultura della giurisdizione. Perché, forse qualcuno non vorrà convenirne con me, ma la storia farà giustizia di questa mia affermazione, nel senso che sono convinto che la conforterà. Negli anni 80-90, soprattutto negli anni 90, il processo, da momento di giustizia del caso singolo, del caso concreto, è diventato momento di lotta, momento di difesa sociale, strumento di difesa sociale. Cioè non più giustizia del caso singolo per verificare ed accertare che Tizio debba rispondere o meno di una determinata accusa, ma strumento attraverso il quale combattere i fenomeni criminosi, combattere la mafia, combattere la corruzione, combattere il terrorismo, combattere la pedofilia. Affrontiamo anche temi scabrosi e non il mafioso, il terrorista, il corrotto o corruttore, il pedofilo. Questo, signori, espone ad un pericolo gravissimo, gravissimo, che si perde di vista il caso singolo, il caso concreto, per perseguire, per tentare di realizzare lo scopo mediato, che si ritiene prevalente sul caso singolo. E questo può essere fonte di profonde ingiustizie, perché questo rischia di trasformare il giudice da soggetto che deve applicare la legge, le regole del codice per verificare se Tizio è responsabile o meno di un determinato fatto, in un giustiziere, cioè in un soggetto che deve affrontare attraverso il processo il fenomeno criminoso. Voi mi direte: ma che vuoi? Le tue preoccupazioni erano infondate, perché poi hai visto che il tuo assistito te lo hanno assolto, che vai cercando? Ma non è così, o perlomeno non può bastare, perché ripeto, una sentenza è l'insieme del dispositivo e della motivazione. Perché, come vi ricordava il collega Oliviero, la motivazione è un momento di verifica dell'operato del giudice. La sentenza non è un verdetto, come altri sistemi processuali prevedono. Per esempio, negli Stati Uniti d'America, voi mi sentirete, mi state sentendo pronunziare critiche verso il nostro sistema, ma sia chiara una cosa: io non appartengo alla schiera degli esterofili in materia di giustizia. Nonostante le critiche che promuovo nelle aule di giustizia, nei convegni, in quelle poche cose che scrivo, da 20 anni a questa parte, anzi oserei dire da 30 anni a questa parte, da quando ho cominciato la mia attività professionale, sono sinceramente, assolutamente convinto che quello vigente nel nostro paese sia il sistema migliore al mondo. Migliore al mondo, il più garantista, il più civile sotto il profilo non solo della sua congruità rispetto alla società nella quale si cala e al momento storico, ma proprio con riferimento alle sue tradizioni culturali.
sono un fiero avversario, per esempio, del sistema anglosassone, dove appunto, senza dar conto del perché e del per come, il giudice emette un verdetto, la giuria emette un verdetto, colpevole o innocente. Sicché si vede il giustiziere della notte di New York che va a ammazzare i negri solo perché sono negri, perché fanno le rapine nella metropolitana o perché si drogano, lo si vede mandare assolto. Ecco il processo come strumento di difesa sociale. C'è il fenomeno delle bande giovanili, dei neri che infestano la metropolitana, eccetera, quindi questo è il fenomeno che allarma la città di New York. Un bianco col pistolone che va di notte a cercare questi ladruncoli o questi tempistelli o questi gran criminali, come vi pare a voi, e li ammazza e viene a solo. Questo è intollerabile, intollerabile. Ma questo è il pericolo che si corre quando il processo è strumento di difesa sociale, anziché giustizia nel caso singolo. E c'è un altro pericolo ancora. E vedete perché non la sto prendendo alla lontana, come questo mio discorso riguarda il processo Pecorelli. Adesso lo comprenderete. Quando il processo è strumento di difesa sociale, allora oggetto del processo non è più quel fatto e basta, quel fatto indicato dall'accusa come fatto criminoso da addebitarsi a quel soggetto o a quegli altri soggetti, ma oggetto della investigazione del processo diventa l'imputato, non solo e non tanto in relazione a quel fatto, ma per quello che l'imputato è, per il suo stile di vita, per la sua caratura morale. Ed è logico che sia così, è logico che sia così, perché se io devo accertare, devo combattere la mafia, e allora di quell'imputato accusato di essere colpevole di quel fatto di associazione criminale di stampo, per delinquere di stampo mafioso, io non mi dovrò occupare soltanto del suo coinvolgimento nel fatto sottostante, ma se il processo mi serve per combattere la mafia, io dovrò investigare su tutto lo stile di vita di quel soggetto, per vedere se ha frequentazioni mafiose, ci sia qualche cosa che me lo faccia ricondurre sotto un profilo anche morale al fenomeno della mafia. E nel processo Pecorelli noi abbiamo subito questa degenerazione culturale. E questo lo ricaviamo da due osservazioni. Di fare, ma dell'omicidio, cioè della uccisione di Carmine Pecorelli, del fatto storico assassinio di Carmine Pecorelli, se ce ne siamo occupati per più di 10 udienze è grasso che cola. Noi abbiamo rifatto in quest'aula la storia d'Italia, attraverso la storia di quei 5-6 imputati. Perché la storia d'Italia? Perché per avventura uno di quegli imputati si chiama Giulio Andreotti, un altro si chiama Claudio Vitalone, un altro si chiama Giuseppe Calò, un altro si chiama Badalamenti, e vi sto dicendo tutto. E nel suo piccolo, altri due, nel loro piccolo, si chiamano
Massimo Carminati e Michelangelo La Barbera. Ma questo non va bene, signori. Questo non va bene, questo non è... Il processo è un'altra cosa, deve essere un'altra cosa. Il processo non deve fare la radiografia allo stile di vita, al modo di vivere, alle relazioni degli imputati. Il processo deve limitarsi a verificare se quegli imputati hanno commesso o meno il fatto che viene loro addebitato. Se vuole restare un momento di legittimità dell'accertamento giurisdizionale. E questa degenerazione culturale, signori, ha avuto delle manifestazioni terrificanti, a mio modesto avviso terrificanti. Quando non si ha ben chiaro qual è il limite del processo, si può sentire un magistrato della Repubblica, io faccio nomi e cognomi, no no, la dottoressa Ilda Boccassini, esortare la figlia di Rina a rinnegare il proprio padre pubblicamente, e questo non deve essere consentito. Ve lo ricordate anche voi? Non credo che viviate con la testa tra le nuvole. Ve lo ricordate la dottoressa Boccassini che invitava la figlia di Rina a rinnegare il padre? Perché Rina non merita nemmeno l'affetto dei figli! Questo non deve essere consentito a nessuno! Se non si vuole perdere di vista l'oggetto del processo. E allora, siccome io combatto queste posizioni culturali da 30 anni, e lo faccio, lo posso dire con assoluta serenità, nella più completa e totale libertà. Libertà intellettuale, libertà spirituale, libertà ideologica. Viva Dio, non mi riconosco in nessuno schieramento. Quindi sia ben chiaro, le posizioni culturali in relazione al processo che si rifanno a queste posizioni etiche, moralistiche, che vogliono il processo strumento di difesa sociale, mi vedono nella più totale e completa distonia, avversione, contrapposizione. È un grave riflesso di tutto questo, noi lo abbiamo avuto nel processo Pecorino, dove si sono viste le vite passate, presenti rispetto al momento dell'omicidio e future di questi imputati, ed in particolare di due, è inutile che ce lo nascondiamo, investigate, scavate, messe a nudo. Voi siete i giudici dell'appello e molte cose non le sapete. Non so se sia un bene o se sia un male, forse è un bene. Ma io vi vorrei far vedere. Tu sorridi e mi hai capito al volo. Un pacco di intercettazioni telefoniche fatte negli anni 92 e 93. Quindi a 14 anni dall'omicidio. Al dottor Vitalone, fatte senza, ve ne parleranno sicuramente, lo dico incidentalmente, senza ricavare un elemento utile
al sostegno dell'accusa e ciò nonostante depositate e riversate alla conoscenza di tutti, sicché tutti noi abbiamo avuto modo di conoscere vita, morte e miracoli della famiglia Vitale. Perché? Perché? Processualmente, perché? E questo forse spiega tanti risentimenti, tante cose. Ne dico una per dirne una. Ma vedete, signori, eppure il processo non sarebbe poi una cosa così impegnativa e difficile. Libro terzo del codice di procedura penale. Si intitola Prove. E voi capite che questo è il momento centrale del processo, no? Il problema è, ma quando nella nostra vita, lasciamo perdere il processo, ci attribuiscono una qualche cosa, che ci viene spontaneo di dire, dammi la prova, dammi la prova. Quando il vicino dice, ma hai tagliato la siepe, ma qui la siepe è tagliata, dammi la prova che sono stato io, per esempio. Anche nelle nostre piccole questioni di bagatellare, ci viene spontaneo dire dammi la prova. La prova è il momento centrale del processo. Articolo 187. Oggetto della prova. Sono oggetto della prova, attenzione, i fatti. I fatti che attengono alla imputazione. I fatti, il processo è fatti. Qualunque affermazione tu voglia fare in un processo, la devi ancorare ad un fatto. È un principio cardine fondamentale che mutuiamo dal diritto romano, è il principio della fattualità della prova. E se questo è un principio fondamentale da mettere in relazione questa norma, il 187 oggetto della prova, con un'altra norma scritta pochi articoli più avanti, 192, valutazione della prova. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Attenzione, perché questo è importantissimo. L'esistenza di un fatto. Guardate che il legislatore non usa parole, vabbè, uso questa, ne avrei potuta usare una. L'esistenza di un fatto non può essere affermata sulla base di indizi. Questa è la regola generale. E poi c'è un'eccezione. A meno che questi indizi non siano gravi, precisi e concordanti. Ma questa è l'eccezione. E invece in questa degenerazione culturale si è stravolto il principio della fattualità della prova e si è stravolto il principio della negazione come regola generale della prova indiziaria. E sapete come si è fatto tutto questo? Con il ricorso ad un espediente concettuale che si chiama prova logica,
che molto spesso si rivela un grimaldello per alterare la logica della prova. Per come lavora il legislatore, cioè fattuale, concreta, verificata e verificabile, tale per cui chi ci metta mano anche 50 anni dopo se la ritrova lì. E invece la sentenza appellata dalla procura, la sentenza di primo grado, che pure ci manda assolti per non aver commesso il fatto, fa strame della logica della prova. Fa strame del buon senso, che sempre deve governare il giudice nella conduzione, nell'esercizio della giurisdizione. E fa strame, infatti, quando arriva a mettere in pratica i criteri di valutazione della prova. Ah, certo, voi non troverete in una sentenza, non la troverete mai, qualsivoglia sentenza, che il giudice previamente, preliminarmente vi dica la dichiarazione che viene dal pentito, dal collaboratore di giustizia, può anche essere incoerente, può anche essere non reiterata, isolata, illogica, ma per carità, vi diranno sempre questo giudice, secondo i dettami profusi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, e vi citerà un sezioni unite del 96, un sezioni unite del 98, secondo l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale si atterrà a questi principi e quindi valuterà una dichiarazione, la attendibilità intrinseca, poi quella estrinseca, i riscontri, certo, grazie. Il problema è rendersi conto, se parliamo lo stesso linguaggio, se cioè coerenza vale per me quello che vale per voi, se cioè reiterazione vale per me quello che vale per voi, se cioè esistenza di riscontri vale per me quello che vale per voi. Se no, si può arrivare, partendo dallo stesso punto, a conclusioni diametralmente opposte. E questa carenza della motivazione, vedete, alla fine rende quasi legittimo, o comunque rende comprensibile, una doglianza del pubblico ministero. Veniamo, dopo questo prologo un po' più nello specifico del processo, a pagina 22-23 del proprio atto d'appello, il pubblico ministero scrive, paragrafo 2c, mi occupo ovviamente della posizione di Carminati, la Corte rileva, a proposito dell'indicazione di Carminati quale esecutore materiale, all'evidente fine di sminuirne la valenza probatoria, che Abbruciati poteva aver appreso la notizia solo del relato, essendo in carcere alla data dell'omicidio. In realtà è raro che i mandanti, ancorché liberi, assistano di persona all'omicidio che hanno commissionato, per ragioni anche troppo evidenti, e ha ragione il pubblico ministero. Condivido in pieno questa affermazione. Tuttavia, scrive il PM, criticando la sentenza, una volta che il giudice si sia convinto che l'incarico venne affidato, che l'omicidio è avvenuto e che il prezzo è stato pagato, potrebbe ricavare un dubbio sull'identità dell'esecutore solo postulando la possibilità di un omicidio deliberato ed eseguito da altri,
che abbia anticipato la realizzazione del progetto e che il mandante organizzatore sia stato ingannato sul reale svolgimento dei fatti. Ha ragione, signor pubblico ministero. Gli do pubblicamente ragione. Il suo discorso non fa una grinza. Ma veramente ci pensate? Se io, ancorché dal carcere, do io a Bruciati, do il mandato a Carminati di uccidere Pecorelli. Pecorelli viene ucciso. E ci vuole che ci sia qualcuno che mi dica, sai, è stato Carminati a uccidere Pecorelli. E cavolo, glielo ho dato io il mandato. E ci mancherebbe che non... Carminati, devi ammazzare Pecorelli. Puntualmente, un giorno, due giorni, tre giorni, 10 giorni dopo, Pecorelli muore sparato. Non finisce sotto una macchina. Non gli prende un ictus, un coccolone. Muore assassinato. E ci ne vuole qualcuno che mi venga a dire, sai, è stato Carminati sul tuo mandato. Ha ragione il pubblico ministero. Non sono impazzito. Non sono impazzito. Non vi sto chiedendo di riformare la sentenza dando ragione al pubblico ministero. Vi dico che sono indignato, invece, indignato che una corte afferma con tanta leggerezza, con tanta sommarietà, con tanta apoditticità che è pacifico che è stato bruciato ad ammazzare, a commissionare l'omicidio, che è pacifico che sia stato Carminati, che è pacifico che sia stato pagato per quello. E si arresti solo al fatto che, ma lui lo ha saputo tenere là. È vergognoso il presupposto. È illegittimo sotto il profilo motivazionale. Il presupposto. È facendo strame di quei principi. È ricorrendo agli atti di fede che si fanno certe affermazioni in motivazione. Hai voglia di dire la Cassazione ci insegna l'attendibilità intrinseca, l'attendibilità estrinseca, i riscontri, ma poi fai solo atti di fede. E allora il vostro compito, signori giudici dell'appello, è di restituire dignità motivazionale a questa assoluzione, perché gli imputati hanno diritto ad una motivazione conseguente, ne hanno diritto sotto il profilo della legittimità di quella sentenza. E non sono d'accordo con Corrado Oliviero quando dice, ci mancherebbe, semmai sei andato in minoranza, hai scritto una sentenza, ma non è nemmeno quello, magari fosse questo, è proprio quella degenerazione culturale. Perché oso sperare che chi vada in minoranza in un collegio poi senta la dignità morale e intellettuale di non scrivere la sentenza. Quindi io non arrivo a questo. È proprio il modo di pensare del giudice degli anni 90, il modo di valutare, è proprio l'oblio di quel principio, per fortuna non tutti, per fortuna, della fattualità della prova. Principio del quale il giudice di primo grado si è completamente dimenticato. E quando noi diciamo, adesso so di suscitare una intima ribellione da parte dei giudici togati, perché credo che sul punto i magistrati mostrino una compattezza granitica,
Ma quando noi evochiamo la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, cioè tra quelli che fanno le indagini e quelli che giudicano, cioè quelli che raccolgono e valutano le prove, noi ci preoccupiamo proprio di questo. Noi non vogliamo mettere al pubblico ministero la mordacchia. È un falso problema quello che sollevano i magistrati per contestare la separazione delle carriere, perché adesso non ci si dica che, così come oggi c'è un CSM unico, una indipendenza e autonomia della magistratura garantita sotto il profilo costituzionale, non lo si potrebbe fare per un pubblico ministero separato. Ma ci vogliamo prendere in giro? Vogliamo insultare la nostra intelligenza? Noi lo facciamo per preservare la cultura del giudice. Il PM può essere sommario, il PM può essere apodittico, il PM può ricorrere alla prova logica, il giudice no. Il PM può, anzi, oserei dire, se questo fosse veramente un codice accusatorio, deve essere parziale. Il giudice no. A questo processo, al processo Pecorelli, finora è mancato il giudice. Il giudice ha latitato, la Procura della Repubblica ha deportato invasivamente. Signori, voi non lo sapete perché non sapete tutto e non credo che siate stati in condizioni di mettervi a pari e aver letto 680.000 fogli, quante pare siano quelli del dibattimento, 1 milione di fogli, quante pare siano quelli delle indagini preliminari, quelli non le dovreste conoscere proprio, ma gran parte sono stati riversati, voi sotto il profilo della contestazione, voi sotto il profilo... Quindi, se non lo sapete, ve lo dico io. Due di questi 6 imputati, gli esecutori materiali, sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere. È una fase alla quale il pubblico ministero ha enfaticamente fatto riferimento nei suoi motivi d'appello e nella sua discussione. Ricordatevi che la custodia cautelare trovò convalida financo in Cassazione, non per Carminati, perché Carminati non fece il Tribunale della Libertà, ma la Barbera fece il Tribunale della Libertà. Quella dell'ordinanza di custodia cautelare è una delle pagine più vergognose di questo processo. E io lo dico senza remore, senza timori, perché c'è stato un giudice, il GIP, che è stato capace di una cosa incredibile, di scrivere un'ordinanza di custodia cautelare di 10 pagine a carico di Carminati e La Barbera, assassini di Pecorelli, in nome e per conto di chi? Di Abruciani, che agiva in nome e per conto di chi? Di Vitalone, che agiva in nome e per conto di chi? Di Andreotti. Pecorelli a chi dava fastidio? Ad Andreotti. E a Vitalone e al suo gruppo di potere, non a Carminati e alla Barbera. Ebbene, lo sapete che questo giudice è stato capace di scrivere un'ordinanza di custodia cautelare senza mai nominare neppure incidentalmente né Andreotti né Vitalone. 10 pagine! E non si trova il nome di Andreotti e non si trova il nome di Vitalone. Si trova il nome di Carminati, di La Barbera, di Calò, dei morti Abruciati, Giuseppucci, De Pedis, Mancini, Moretti, eccetera. Ma l'omicidio di Andreotti e non viene mai nominato. E l'omicidio di Vitalone non viene mai nominato. Ma vi pare normale a voi, per un omicidio del genere, mettere in galera l'esecutore materiale e non mettere in galera il mandante? Cioè, quando anche voi arrivaste alle conclusioni che effettivamente la prospettazione accusatoria è fondata e questi
sei personaggi hanno ideato, organizzato, deciso, proposto ed eseguito l'omicidio Pecorelli. Ma in una scala, adesso forse mi contraddico rispetto a quello che dicevo prima, ma da un punto di vista morale tutti sarebbero responsabili, chi per un verso e chi per l'altro. Ma da un punto di vista morale, chi vi sembrerebbe un po' più o un po' meno responsabile? Andreotti a Carminale, la Barbera a Vitalone. Eppure questo giudice è stato capace di fare un'ordinanza custodiale senza mai nominare. Pagina vergognosa. Perché o hai le palle per chiedere la cattura di Andreotti e Vitalone, oppure prendi il fascicolo con la richiesta e te la tiri dietro al pubblico ministero e gli dici: non mi venire ad insultare sotto il profilo della mia correttezza intellettuale e morale con una richiesta del genere. Se c'hai gli attributi. Il giudice è mancato a questo processo, non il PM, il PM ha fatto il suo, ma spesso lo ha fatto male, e vedremo, ma ha fatto il suo, ma che mi devo aspettare? È la controparte. Abbiamo bisogno, Presidente, del giudice in questo processo, che è latitato. E allora, veniamo all'appello di Carminati, all'appello contro Carminati, e alle ragioni per le quali il pubblico ministero ritiene che di Carminati si doveva affermare la penale responsabilità. Diciamo che possiamo fissare, consacrare la responsabilità asserita di Carminati sotto quattro argomentazioni: l'attribuzione di un ruolo organizzativo dell'omicidio ad Abruciati, l'attribuzione della responsabilità dell'omicidio ad Abruciati, perché questo arriva a dire la sentenza. Il possesso da parte di Abruciati e da parte di De Peris, l'asserito possesso, scusate se me lo dimentico ma bisogna rimarcare, l'asserito possesso da parte di Abruciati e De Peris dell'arma del delitto, la asserita comune origine del munizionamento Gelelot rinvenuto nello scantinato del Ministero della Sanità nel novembre 81 con quello utilizzato per assassinare Pecorelli, ed infine, quarto argomento, l'attribuzione di responsabilità a Carminati da parte della Moretti, non tanto e non solo negli interrogatori resi in indagini preliminari, perché qua davanti alla Corte questo non c'è stato, ma in un momento di assoluta genuinità, di assoluta spontaneità, che fa quindi rendere l'affermazione assolutamente attendibile e credibile, e cioè nel corso dell'intercettazione ambientale del 27 aprile 94, allorché costei colloquiava con tal avvocato Franco Merlino, sostituto professionale dell'avvocato Ruggero, vecchio avvocato della Moretti. Questi sarebbero i quattro argomenti. Allora, si assume di poter attribuire la responsabilità dell'omicidio ad Abruciati come organizzatore, mattrante, non lo so, poi, perché poi la sentenza su questo non è che sia molto chiara, organizzatore, e
mandante medio tempore, per averla bruciata, confessato questa propria responsabilità, e a Mancini e a Moretti e, secondo Mancini, persino a De Pelis, perché questo ci dice Mancini. Seppi una prima volta da De Pelis che a Bruciati gli aveva detto, e poi una seconda volta tornai sull'argomento. Perché io prima vi ho tediato con quel discorso della fattualità della prova, dell'esistenza di un fatto non desunibile da indizi, salvo che, e sulla prova logica o logica della prova, che dir si voglia. Perché a questo punto io mi aspetto che, per affermare come vero, sottoscrivo in pieno la dichiarazione, l'affermazione di Rosa Conti, nel processo è vero ciò che è certo, tutto il resto non è vero, tutto il resto si pone in termini di indifferenza. Quindi in un processo ci sono delle regole, signori, ti piacciono o non ti piacciono, piacciono al giudice che le deve applicare. Il giudice deve applicare, non è che deve giudicare prima la legge e poi, se questo giudizio è positivo, la applica. Deve applicare anche le leggi che non gli piacciono, e ci mancherebbe altro. Quindi nel processo è vero ciò che è certo. Guardate come il giudice di primo grado applica queste regole di valutazione della prova. Dicevo, c'è un capitolo, pagina 358, che si intitola Conoscibilità delle notizie riferite e riscontri. E le prime quattro righe di questo capitolo dicono esattamente così: al fine di verificare se le notizie riferite da Antonio Mancini potevano essere da lui conosciute, occorre analizzare i rapporti tra Antonio Mancini, Danilo Abbruciati e Enrico De Pelis per verificare se essi erano tali da giustificare le confidenze fatte al primo. Quindi il giudice non si pone il problema di verificare la verità, l'accertamento delle notizie riferite da Antonio Mancini, ma lo stravagante rispetto all'oggetto della prova tema di verificare la conoscibilità delle notizie riferite da Antonio Mancini. Ma lo capite che già qui, ecco la impostazione da non condividere. Il problema non è tanto sapere se le poteva conoscere, ma se quello che ci dice è vero, o comunque se trova elementi di riscontro. Poi che le potesse o non le potesse conoscere è problema secondario, e che non può vicariare, non può sostituire il primo, perché se no si finisce per appiattirsi e fermarsi alla prima valutazione: accettato che le poteva conoscere, ergo sono vero. E c'è Benedetto Corrado Oliviero che vi ha intrattenuto su i viaggi a Milano, ma qui nella mia scaletta, la scaletta sono quegli appunti che si prendono quando si studia il processo e si prepara una discussione, un canovaccio da seguire, c'è appunto esempio, valutate, ma se mi ci soffermo io, indipendente, non è che ci siamo sentiti,
anzi, figuratevi se l'avessi, non avrei certo consentito che intervenisse prima di me, se quindi tutti e due, studiando il processo, saltiamo sulla sedia, leggendo quello che è scritto in sentenza, per stabilire che i viaggi a Milano di Mancini sono stati effettivamente effettuati. Allora, diciamo una cosa, io non voglio incorrere nello stesso vizio di apoditticità del giudice. Si vede che io e l'avvocato Oliviero siamo perlomeno permeati della stessa cultura nella valutazione della prova. I viaggi a Milano. Guardate che con i Castica, Tacitiana, me lo consenta anche a me, Presidente, una piccola citazione, espressione, il giudice in motivazione dice: i viaggi sono provati. Benissimo. Allora, tanto premesso, Mancini racconta, i viaggi sarebbero due, che il primo era stato fatto insieme a Colafigli, Frau e Danilo Abruciati, che erano andati al Tribunale di Milano dove si celebrava il processo a Duratello, che erano stati identificati prima dell'ingresso, che Mancini aveva dato un nome falso perché lui era evaso dalla casa di lavoro e quindi non si poteva presentare come Mancini, in quanto aveva un documento falso, intestato mi pare a Grosso, che in quell'aula avevano incontrato tal Carmelo Bossi, cugino di Ugo Bossi, Carmelo era un pugile, che avevano parlato con l'avvocatessa Serra, la quale avvocatessa Serra si era appartata con Abruciati, gli aveva dato dei documenti molto importanti. E qui consentitemi di fare, lei Presidente poco fa mi ha richiamato alla ortodossia procedurale. Ho raccolto il suo richiamo, mi conforta perché dimostra che allora ella è sensibile all'ortodossia processuale, procedurale, alla ortodossia e alla correttezza delle parti. Le domando allora, e mi auguro di trovarne una traccia in sentenza, se è ortodosso da parte di un giudice che scriva una motivazione alterare la realtà documentale di un'emergenza del processo, perché a pagina 369 della sentenza si legge, a proposito dei viaggi a Milano, che Mancini avrebbe riferito che sempre durante il viaggio di ritorno aveva saputo che quelle carte ritirate dall'avvocatessa Serra erano destinate a Flavio Carboni, Claudio Vitalone, Edoardo Formisano, all'avvocato Di Pietro Paolo, al giudice Buongiorno, attenzione, ed interessavano la posizione di Francis Duratello. Cioè chi legge che cosa comprende? Che queste carte erano relative a Francis Duratello, al processo che si stava celebrando per Francis Duratello. Questo capisce una persona normale? È così o non è così? Non è così. Non è così. La circostanza è introdotta dal galantuomo Mancini l'11 marzo 94 al PM Cardella. È un verbale delle indagini preliminari, in linea normale, non potrei farvi riferimento perché non dovrebbe essere finito nel vostro fascicolo, nel caso di specie è finito nel vostro fascicolo perché è utilizzato ampiamente da tutte le parti per le contestazioni al Mancini quando era qua, quindi è utilizzabile. Foglio 7 di questo interrogatorio, 11 marzo 94. Danilo mi disse che nella borsa che portava con sé vi erano dei documenti che gli erano stati consegnati dall'avvocatessa Serra quella mattina stessa. Commentando, sperando che se muovano questi, mi spiegò che per questi alludeva all'avvocato Di Pietro Paolo,
a Edoardo Formisano, a Vitalone il magistrato, a Buongiorno, credo pure lui magistrato, e a Carboni. Costoro, mi spiegò, erano i destinatari dei documenti. Voi dite, ma perché doveva forse intervenire su Turatello, come ha detto la sentenza? Capì da quello che mi disse a Bruciati che essi in un primo momento si erano attivati con Francis Turatello e con il suo gruppo affinché intervenisse sul sequestro Moro per favorire la liberazione dell'ostaggio. In un secondo tempo, durante il sequestro, avevano cambiato idea facendo sapere al gruppo Turatello che non era più il caso che intervenissero a favore di Moro. Non so cosa fossero quei documenti, ma Danilo commentava che era una rottura di coglioni. Allora non c'entrano niente con Turatello. E perché il giudice deve alterare nella sua nel riportare questo? Ma lo sapete perché? Per un fatto ovvio, evidente. Se questi documenti, una rottura di palle, erano scabrosi, ma ha ragione Corrado Oliviero a dire: ma se fosse vero quello che dice Mancini, fermati, sequestrati, perquisiti all'aeroporto perché si erano chiusi in bagno a sniffare cocaina, e la polizia prendeva quei documenti, e che faceva? Glieli restituiva. Sia realmente avvenuto e nei modi e con le modalità riferite da Antonio Mancini, quindi anche la perquisizione, e si può ipotizzare la restituzione di documenti se sono documenti di un processo, ma non se sono documenti rottura di coglioni. Per un giudice, un magistrato della Repubblica, anzi allora era già senatore, e per un personaggio come Carboni e l'avvocato di Pietro Paolo, a persone come Bruciati, Colapini, Frau e Mancini stesso. Ortodossia processuale. Non fa piacere leggere questi giochetti, questi giochetti delle tre carte, non fa piacere leggerli in una sentenza, anche di assoluzione. C'ha ragione Oliviero, ma scusate, è un processo di morti, una volta che abbiamo due vivi non li andiamo a sentire. E lo sapete perché non sono andati a sentirli? Per l'ennesimo fatto, il pregiudizio. Pregiudizio, giudizio formatosi prima. Il giudice non può avere pregiudizi. Non li può avere nemmeno il magistrato del pubblico ministero, soprattutto ora che non è ancora separato, perché prima o poi lo sarà, e che assume di essere parte pubblica. Tanto che ci andiamo a dare con la figlia e fra, tanto ci dicono che sicuramente smentiscono Mancini, non importa, non importa, registri la smentita di Mancini, ammesso che sia vero, e poi in motivazione dai conto del perché non credi a Colapini e a Frau. Così si comporta il giudice corretto, ortodosso. Ma il dato lo registri, sicché tutti, tutte le parti, possano sul punto interloquire. Ed ancora, secondo viaggio. Ah, attenzione. Ecco la cultura. E poi dice, primo viaggio. E il giudice fa una distinzione. Credo, lo dico immodestamente, che questa tripartizione l'abbia mutuata dalla tripartizione che feci io in discussione, parlando di riscontri positivi, di riscontri neutri e di riscontri negativi. E lui usa proprio questa espressione, riscontri positivi, neutri e negativi. Ma guardate,
Dice, il viaggio a Milano è esistito, è provato, quindi è vero ciò che è certo, per cui è provato è vero, con le modalità riferite da Mancini, quindi di Mancini prende tutto. Perché? Perché è risultato positivamente che è vero, in quel periodo si stava celebrando il processo di Francis Duratello. Un dato incredibile. Cioè, che il processo si sia celebrato nel Pacifico, lo sappiamo tutti. Effettivamente nella giornata di lunedì il ristorante Vecchia Milano era chiuso, perché lui aveva detto, eravamo andati a mangiare al Vecchia Milano, ma era chiuso. E quindi anche questo è un dato che soltanto Mancini lo poteva sapere, nessun altro. È risultato che a 10 minuti di strada, percorsa a piedi, esisteva all'epoca il ristorante, il Cenacolo Pugliese, che cucinava specialità di quella regione. Mancini aveva detto, essendo chiuso quello, andammo in un altro dove mangiammo alla Pugliese, cucina pugliese. È risultato che effettivamente il suocero di Duratello si era sottratto alla casa di lavoro in quel periodo, anche se non in quella di Soriano del Cimino, come aveva indicato Mancini, ma in quella di Castelfranco Veneto. E questo è un elemento di riscontro al viaggio a Milano. Carmelo che è stato pugile, e anche questa è una di quelle notizie che non si possono sapere altro se non andando a Milano con Abruciati. Non è stato accertato, adesso cominciamo con le cose che non sono accertate, che il viaggio a Milano e il ritorno siano stati fatti con l'aereo dell'Alitalia. E già questa sarebbe stata, quando io dico io sono andato a Milano con l'aereo, ci deve essere traccia del mio biglietto, se ho usato il mio nome, del mio nome, se avevo un documento falso, del documento falso. Non è stato accertato, vabbè. Non è stato accertato all'aeroporto di Milano che le quattro persone sono state fermate e sottoposte a perquisizione. Cioè, capite che se fossero state accertate queste due circostanze, forse noi già avremmo qualche elemento in più. Non che avremmo raggiunto la prova assoluta che quello che dice Mancini è vero, insisto, ma perlomeno ancoreremmo il viaggio a una data certa. E sotto il profilo del biglietto aereo e sotto il profilo della perquisizione. Poi ancora, non è stata accertata l'esistenza dell'avvocatessa Serra. Allora, io vi dico una cosa. Se io devo riferire un fatto, dico, incontrare un'avvocatessa della quale non so il nome. Se io non la conosco, dico non so il nome. Ma se io gli do un nome, io dico qualche cosa di preciso, cioè io mi assumo la responsabilità della verifica. L'11 ottobre del 2002 sono stato nell'aula della Corte di Assise d'Appello di Perugia, presieduta dal presidente Verdini. Basta, io mi sto assumendo una responsabilità. Fra 10 anni si potrà verificare che l'11 ottobre a Perugia sedeva la Corte d'Assise ed era presieduta dal presidente Verrini. Ma se io dico no, era il presidente Bianchi e non era Bianchi, allora io non posso dire ma è vero comunque che tu sei andato quel giorno nell'aula perché la Corte sedeva e c'era un presidente. Grazie! Ma se io dico Verrina, Verrina va essere. Nel processo Duratello c'erano gli avvocati. Aspetta! Non è stata ritrovata l'abitazione di Duratello, perché questa aveva caratteristiche diverse da quelle dichiarate da Mancini. Ma chi glielo fa fare a Mancini? Se dice, sono stato a Milano, sono entrato in una casa che avevo, a destra il tinello, a sinistra il bagno, in mezzo la camera da letto. Ma scusate, allora, tu individui una casa, non trovi quelle caratteristiche,
accerti che ci siano stati lavori di ristrutturazione. Allora, quando hai accertato questo, dici, vedete, sono successivi all'epoca in cui ha indicato Mancini, è vero il fatto, ma tutto questo non c'è. Ma come si fa a dire solo sulla base della parola, praticamente, perché i riscontri cosiddetti positivi sono neutri, valgono il fatto che qui c'è una corte d'assise. Se io dico c'era un giudice che aveva la barba alla Carducci e poi si vede che non c'era quel giudice, ma viva Dio, sarà un altro giudice, grazie che c'è un altro giudice, ma non è colui. Quindi il riscontro è negativo, se no è un atto di fede, se no è l'affermazione della sola attendibilità intrinseca. Il giudice può credere nel suo intimo alla attendibilità intrinseca del dichiarante quanto gli faccia comodo, ma non si può affermare all'attendibilità intrinseca, perché lo dice la legge e lui la deve applicare anche quando non gli piace. Quindi le affermazioni, alla luce delle considerazioni sopradette, valutando complessivamente le risultanze sul punto, ritiene la Corte che il viaggio riferito da Mancini sia veramente avvenuto con le modalità da lui descritte, è una cosa contraria alla legittima valutazione della prova. È una manifestazione di non ortodossia processuale. Presidente, le ho rubato questa affermazione. E questo vale anche per il secondo viaggio. E qui c'è un'altra cosa che veramente ci sono dei passaggi di questa motivazione che sono impudenti, impudenti. E questo è impudente, e vi dico adesso perché. Secondo viaggio, dice Mancini, l'ho fatto con Neide Toscardi, questa volta l'hanno sentita. E smentisce Mancini, ma non gliene frega niente, non è attendibile Neide Toscardi, perché aveva dell'imbarazzo nel confessare. Ma poi scusa, ma avesse anche l'imbarazzo, viene chiamata in un'aula di corte d'assise a rendere conto di una relazione avuta con un uomo che si rivela essere un criminale della caratura di Abbruciati, che è morto mentre stava assassinando Rosone. Ma sarà legittimo che questa qui abbia un po' di prudenza nell'ammettere determinate cose? Sarà legittimo o no? Ma avete trovato il modo di dimostrare che è falsa? E perché dovrebbe essere falsa? Cioè, al di là dell'imbarazzo che non gli si può non riconoscere, mi volete indicare, giudici, non lo sto chiedendo a voi, una ragione per la quale Neide Toscano viene in quest'aula e fa una deposizione falsa? Me la dovete indicare se mi dite che è attendibile. Deve avere una causale, no? Chi vuole coprire? O anche lei fa parte della catena di Sant'Antonio, Andreotti, Vitalone, Cavò, eccetera, eccetera, eccetera. Del gruppo di potere. Ma c'è di più. L'uomo chiamato Cavallo, il giornalista Cavallo, il giornalista Cavallo, l'uomo chiamato Cavallo, è stato un film della nostra verde età. La Corte non si può permettere di scrivere l'esistenza di un giornalista il cui cognome è Cavallo e il nome Luigi è pacifica, sì che è pacifica, costui è quello che c'è e lo individua perfettamente, certo. Né ad escludere che il cavallo indicato da Antonio Mancini non sia Luigi Cavallo individuato in questo processo, è sufficiente la lettera da questi mandata alla Corte, perché a parte la irritualità di un tale inserimento nel fascicolo del dibattimento e la sua conseguente inutilizzabilità, la sua dichiarazione di estraneità è contraddetta da troppi elementi per essere creduta. Se tu vuoi fare un'affermazione del genere, giudice, hai il dovere di chiamare Cavallo a interrogarti. Ma nemmeno 507, tu forse non ti ricordi o forse quel giorno non c'era. Il sottoscritto avvocato Naso, in una udienza di ottobre o novembre 96, si presentò in aula e disse: Presidente e signori della Corte, ho qui un ritaglio del giornale Repubblica, mi pare, che pubblicizza un convegno che si sta tenendo in questi giorni e per tre giorni all'albergo
Parco dei Principi o Nazionale, adesso non mi ricordo, di Roma, presieduto dal giornalista Luigi Cavallo. Ho ragioni per ritenere che si tratti del giornalista indicato da Mancini. Mancini aveva già deposto anche in quest'aula. Vi invitiamo, visto che se ci andiamo noi a prenderlo, ci fa un buffetto e ci dice non mi rompere le scatole ed è legittimato a farlo, ma se gli arriva un ordine della Corte di Assise, evidentemente non può fare nessun buffetto. L'avete agli atti, l'ordinanza di rigetto di questo intervento. E allora, caro giudice, se tu ritieni superfluo sentire Cavallo, poi non puoi scrivere queste cose. Non puoi dire, perché tu lo devi chiamare qua, lo devi interrogare, lo devi far interrogare dalle parti, e se poi non vuoi credere a quello che dice, dai conto del perché non credi a quello che dice. Questa è l'ortodossia processuale, Presidente, come lei ci insegna, non quella. Oppure, se è superfluo, non ne parli. E non ti permetti di dire che la indicazione di Mancini di un giornalista chiamato Cavallo è riscontrata e riscontrata. Ma quando anche, questo che io dico, ecco la cultura, quando anche fosse tutto vero, tutto dimostrato, bene, Mancini, ve lo do per scontato, è vero, Mancini è andato due volte a Milano con Abbruciati. E allora? Ma il punto non è che l'oggetto della prova non è che Mancini è andato a Milano con Abbruciati. Oggetto della prova sono le confidenze che Abbruciati avrebbe fatto a Mancini, ed è su quelle che tu mi devi dare la certezza. Non basta dimostrare la plausibilità del riferimento, perché ripeto, se no voi, tutti voi oggi sareste nelle nostre mani, per esempio. È vero che siamo tutti qua a discutere, è vero che sono le 12, le 13 e 15, è vero che lei ha una fascia tricolore, è vero che il tempo è così così, è vero che qui vicino c'è l'ignobile barretto dove facciamo colazione, è vero che sopra ci sono i poliziotti, che c'è il dottor Mattei di Chiari, è vero che io vi ho portato mezzo chilo di cocaina, è vero! Siete nelle mie mani! Potrebbe essere che vi ho portato mezzo chilo di cocaina, ma l'oggetto della prova qual è? Che in tutto questo contesto vi ho portato mezzo chilo di cocaina. Qualcuno che ci ha visto scambiare un pacco. Qualche elemento, un reperto, un sequestro. Se no, voi, ciascuno di noi sarebbe nelle mani di un altro, ma lo capite o non lo capite? Ed ancora, noi siamo tra galantuoni. Quindi forse non c'è tanto da tremare nel fatto di incontrare l'avvocato Naso nell'aula della Corte d'Assise d'Appello, perché si spera che sia un galantuomo. Ma se io fossi un trafficante di droga, un assassino, un usuraio, un associato per delinquere, ma si dovrà usare una maggiore cautela nel considerare la mia parola? O no? E quindi doppi riscontri. Ma si può scrivere in una sentenza l'evasione di Carnevale, è stato un altro di quei punti, di quei caposaldi sui quali ci siamo confrontati per secoli. Carnevale assumeva, non so se lo avete presente l'episodio, Carnevale, uno di questi delinquenti della Magliana, di essere evaso nell'86 dall'aula o corso di Roma, l'aula della Corte d'Assise, grazie all'intervento di Vitalone. Adesso io vi risparmio tutti i riscontri, mancati riscontri eccetera. Io richiamo la vostra attenzione su come la Corte risolve il problema, perché anche l'evasione di Carnevale, l'evasione di Vittorio Carnevale dall'aula Corsi del Tribunale di Roma, anche questo fatto è storicamente accertato, grazie, e su questo siamo tutti d'accordo. L'evasione a giudizio della Corte ha visto l'interessamento di Claudio Vitalone, che era in debito per un favore ricevuto. E guardate, ripeto, per ragioni di solidarietà, vi risparmio la lettura di tutti i cosi, ma le tre righe con i quali
si conclude l'accertamento della Corte. Guardate, la versione dei fatti, come narrata dagli imputati in procedimento collegato, cioè Carnovale e Mancini, è stata aspramente contestata dalle difese. Ma essa regge, o quantomeno non è in contrasto con quanto è stato acquisito agli atti. E tanto basta! Tanto basta che non sia in contrasto! Ma come si fa in questo paese, dopo 3.000 anni di civiltà giuridica, scrivere? Un pochino meno. 2.000, sì. Siamo già proiettati. Non me ne fa passare una, Presidente. Comunque, credo che anche 2.000 sia un bel... Come si fa a scrivere tanto basta? E quantomeno non è in contrasto. Ma chi se ne frega che non è in contrasto? Tu mi devi dare la prova positiva! Perché questa prova riposa nelle dichiarazioni di due assassini! Quindi mi devi dare... Intendiamoci, io non sto dicendo, io non ce l'ho quell'atteggiamento moralistico a cui facevo riferimento prima, etico. Siccome sono due assassini, dicono palle. Assolutamente no. Il mio è un approccio laicissimo. Sono laico fino in fondo. Anche l'assassino può dire la verità e ci mancherebbe altro. Come anche il galantuomo dice le bugie. Se la invito a colazione a casa mia, Presidente, e lei mangia male, non mi dirà andando, accommiatandosi che schifo che mi avete fatto mangiare. Glissera sopra, se le chiedo ha mangiato bene, Presidente, lei mi dirà certo, avvocato, complimenti alla cuoca, a sua moglie, eccetera. È ovvio. Però non ci vuole più. Quindi ci mancherebbe. Quindi anche l'assassino dice la verità. Ma quando una dichiarazione proviene da un assassino, devi dare la prova che in quel caso ha detto la verità. Se no non ti puoi accontentare che non sia in contrasto e riversare schizzi di fatti, come sono stati definiti, schizzi di fatti, non su un magistrato, non su un senatore, non me ne frega niente, su un cittadino, perché io qua sono l'unico che ha rivendicato in quest'aula, l'unico, il fatto che gli imputati e nelle indagini preliminari e da parte del giudice non siano stati ritenuti tutti uguali. Lì c'è scritto la legge è uguale per tutti, e forse è vero, ma non illudetevi, non tutti sono uguali davanti alla legge. E in questo processo ne avete una prova, l'ordinanza di custodia cautelare. Piaccia o non piaccia, dia fastidio o non dia fastidio. Dunque, a Bruciati, secondo, perché questa è una catena di Sant'Antonio, Andreotti e Belzebù, no? Scalfari lo definì Belzebù, ed è stato... Se voi leggete la motivazione della sentenza, adesso onestamente, chi non conoscesse, facciamo conto uno che arriva dall'Australia o un marziano, scende, prende la sentenza, che pure lo assolve, la legge, prima di arrivare al PQM, che idea si fa di Andreotti? Beh, onestamente, mascalzone, che idea si fa di Vitalo? Lasciamo perdere Calò, cose eccetera, Carminati che hanno, perlomeno hanno, ma che idea si fa leggendo la sentenza che li assolve? Allora voi pensate, questo Belzebù, quindi uno che riesce a galleggiare tra crimine, spregiudicatezza, malaffare, per 50 anni, proprio un imbecille non sarà, che poi non sia un imbecille, credo che... è una delle poche cose sulle quali siamo, credo, tutti d'accordo. Però si comporta da imbecille, secondo l'accusa di questo processo. Da perfetto imbecille. C'ha un giornalista scomodo, che gli dà fastidio.
è quell'uomo potente che è, e può fare un gestarello piccolo piccolo e neutralizza assolutamente il suo pericolo. Pecorelli, vieni qua, vuoi entrare alla RAI? Aveva difficoltà a farlo entrare alla RAI. Vuoi entrare in un giornale di quelli del potere finanziario, massonico, giudiziario, economico? Aveva difficoltà a farlo entrare. Invece lo ammazziamo. E che fa? Ne parla Bitalone, che ne parlano i Salvo, che ne parlano a Bontate, che ne parla Badalamenti, che ne parla Calò, che ne parla Andrea Bruciati, che ne parla Giuseppucci, che ne parla Carminati, che lo va a ammazzare. È o non è una catena di Sant'Antonio? Ma poi dico, scusate, io c'ho Vitalone, che secondo la Moretti si va a mangiare le aragoste con De Pérez, no? Voi ce lo avete. La circostanza è provata, dice la sentenza. E allora un imbecille fa tutto sto giro per ritornare al punto di partenza. C'è un Vitalone che va a mangiarsi le aragoste con De Pérez. Vitalone lo dice a De Pérez. Se Vitalone ha i rapporti con la banda della Magliana, che ancora non esiste, e vabbè, che sta a vedere. Oh, ti formalizzi sul fatto che nel 79 non esiste la banda della Magliana. Mamma mia, veramente questi avvocati che spaccano il capello in quattro. Perché anche qua, io vi dicevo, la prova è fatta. La prova è fatta, ma un parametro, un elemento costitutivo del fatto è la sua cronologia. Il dato cronologico per questi signori non esiste. Loro accomunano, perché tutti gli sforzi, per esempio, per dimostrare i rapporti di Vitalone con la banda della Maglia, nella prospettazione accusatoria, afferiscono agli altri. 82, 83, tutte dopo. E allora non basterebbe già questo per fermarsi e dire rinuncio, non posso perseguirla questa strada. I viaggi sono provati, l'evasione è provata, i contatti sono provati, le aragoste sono provate. Andava a mangiare, dice, ma abbiamo fatto il controllo, la Moretti andavano a mangiare alla Lampada. Quando? Nell'81-82, come fai a essere sicura? Sono sicura perché io avevo quella macchina. E indica la macchina, il tipo. Ecco, Urgi, mi hai offerto gli elementi per riscontrarmi. Io vado a vedere. Il ristorante c'è più. All'epoca era stato bruciato, incendiato, distrutto. La macchina della Moretti, nemmeno sulle sue cose, è affidabile, è attendibile. L'ha posseduta 2 anni dopo. Ma non basta questo per prendere atto della non percorribilità di una certa strada. Se il processo, se la prova è fatto, se io devo, il processo è finalizzato ad accertare un fatto e io mi scontro, impatto così violentemente contro riscontri negativi di questa fatta, ma non ho il dovere giuridico, professionale e morale di fermarmi. Tu parlavi di costi, ma non mi ricordo chi mi ha detto che questo processo è costato fino adesso 40 miliardi. 40 miliardi! Ma un segretario comunale che faccia spendere al proprio comune 1,5 milioni a voto è chiamato dalla Corte dei Conti a rendere il conto. E sì l'autonomia, e sì l'indipendenza, e sì la libertà del magistrato, ma c'era pure una legge sulla responsabilità civile, che è una delle leggi non praticamente disapplicate. Ci fu un referendum. La stessa sentenza riconosce che a Bruciati non può aver dato, non può aver ricevuto il mandato da Calò, perché prima non si conosceva.
ci deve dire la sentenza come a Bruciati, o meglio, la sentenza ne prende atto, ci avrebbe dovuto dire l'accusa che vuole riformare quella sentenza anche nel dispositivo. Io mi auguro che voi la riformiate nella motivazione, perché merita riforma nella motivazione, ma non nel dispositivo. Ci doveva indicare il pubblico ministero appellato qual è stato il tramite con il quale a Bruciati avrebbe dato il mandato a Carminati. Signori, parlavo di tempo, la cronologia. Io richiamo la vostra attenzione sui tempi e sugli anni e correggo un'affermazione dell'avvocato Corrado Oliviero quando vi ha detto che, dando atto che a Bruciati è stato in galera da luglio 76, da aprile 76 a luglio 79, negli anni 74 e 75 frequentava Bergamelli, Berenghele e Bellicini. Molto poco li frequentava, perché in realtà dal 74 al 76 è stato in galera a Bruciati, quindi nei pochi momenti di libertà. C'è la posizione giuridica. Nei pochi mesi di libertà, Carminati è nato il 31 maggio 1958, quindi nel 1974 ha anni 16, dicosi 16, 16 anni. Oddio, oggi ve lo faccio proprio oggi un discorso del genere e voi mi potreste dire: ma non li leggi i giornali? Non li leggi i giornali? Eh sì, però c'è un piccolo particolare, che Carminati a 16 anni non ha ammazzato nessuno. Carminati frequentava il liceo scientifico, è tutto documentato nelle produzioni in primo grado. Carminati conseguiva nel 78 la maturità scientifica e si iscriveva alla facoltà di medicina. Tutto può essere, laicamente tutto può essere, ma noi dobbiamo quindi presupporre che a Bruciati abbia conosciuto prima del 74 o nei pochi mesi di libertà tra il 74 e il 76, quindi quando il buon Carminati aveva da 16 a 18 anni, il signor Carminati. Per cui lui sta verso febbraio del 79 in carcere, gli arriva la fibbia, bisogna ammazzare il giornalista Pecorelli. Non si dice come gli arriva, però se gli arriva da Calò, beh, è una cosa seria di mafia. Se gli arriva da Vitalone, è una cosa seria, il gruppo di potere massonico, giudiziario, eccetera, eccetera. Insomma, è una cosa seria. Mettetevi un attimo nei panni di Carminati, che fa dunque... A chi lo facciamo Bruciati, a chi lo facciamo ammazzare sto Pecorelli, per conto di Calò, per conto di Vitalone o per conto di tutte e due? Ma c'era quel ragazzino che prometteva così bene, Massimo Carminati, che io l'ho conosciuto bambino, prometteva bene Massimo Carminati, oddio, gli sarà, quando l'ho lasciato, quando io sono entrato in galera aveva ancora l'acne, ma sono passati 3 anni, gli sarà, mo si farà la barba, avrà una... atteggiamento deciso. Sai che facciamo? Lo facciamo ammazzare da Carminati. E mi sembra un modo da serio criminale, da boss proprio. Lo facciamo ammazzare da Carminati. E quindi, guardate che Carminati, questa è storia, il 20 marzo 79, non solo è incensurato, ma non ha commesso neanche una contravvenzione stradale. Un reato contravvenzionale. Il primo reato che commette Carminati lo commette il novembre 79, quando ricetta i travelers della Cisma Lantampata. E è l'occasione per contattare poi Giuseppucci, Carminati un estremista di destra, per contattare Giuseppucci per trasformare questi travelers shell in quattrini. Quindi a marzo 79 possiamo dire che è ancora vergine, e mi pare giusto pensare di farlo esordire nel mondo del crimine con l'omicidio di
di Carmine Pecorelli, per conto di Calò, o per conto di Vitaloni, o per conto di tutte e due. Ma non solo. Questa terribile sciagura, che è la mafia, e non è ironia, è una terribile sciagura, ma questa accolita di cinici delinquenti accettano tranquillamente, nella persona di La Barbera, di fare un delitto di questo genere con uno non mafioso, intanto, prima cosa, ma non con un... dice, sa, c'era Bruciati, vabbè, a Bruciati si era già guadagnato, con un ragazzino diciottenne estremista di destra, estremista di destra, il che lo rendeva ancora più infido. Operano e lo lasciano in vita, lo lasciano in vita. Non è oggetto di rubare a Bianca, non finisce in una colatina di cemento. Quindi, no, non solo lo lasciano in vita, ma è il destinatario di un cadeau, perché l'assassino Michelangelo La Barbera, il killer Michelangelo La Barbera, Angiolino il Biondo, quello che ammazza per conto della mafia, non solo gli porta la pistola, gliela porta lui, ma gliene fa dono. Ma allora perché diciamo che la mafia è pericolosa? Se questi sono i mafiosi, è un'accolita di cretini. Perché solo un cretino si comporterebbe così. E i cretini, sì, sono pericolosi pure i cretini. Questo è fuori di dubbio. Forse a volte lo sono più pericolosi dei cattivi. Ma non nel crimine. Ma perché avete battuto questa strada? Che onestamente vi espone al ridicolo, vi espone al ridicolo. Comunque, siccome, ripeto, laicamente, tutto può essere vero, io vi dico, benissimo, l'accetto l'idea, ma me la dovete provare, e me la dovete provare, cioè mi dovete dire come a Bruciati, da dentro il carcere, manda il mandato a Carminati fuori dal carcere. Mi dovete individuare il tramite, perché il problema del veicolamento dell'ordine non è un problema di secondo piano. E se il giudice non è in grado di individuare questo tramite, deve prendere atto, e non si può nemmeno permettere di dire è pacifico che a Bruciati ha commesso questo omicidio, come dice in maniera non ortodossa il giudice di prime cure. Qui bisogna trasformarsi nel difensore di Bruciati. Date a Cesare quel che è di Cesare, ma come si faccia ad affermare che a Bruciati ha commesso questo omicidio sulla base delle dichiarazioni di questi due signori, Mancini e Moretti, è veramente una cosa che insulta la nostra e la vostra intelligenza. Ma si può dare credito a Mancini che nel primo colloquio investigativo, quando decide, comincia a decidere di collaborare, il 19 febbraio del 94, dice che al vicequestore Fiorelli, al colonnello maggiore, allora Magherini, 19 febbraio 94, dice informalmente, non è stato verbalizzato, che effettivamente De Felis gli confessò la partecipazione all'omicidio Pecorelli e gli confessò il proprio ruolo attivo di copertura di Carminati. De Pedis, presente sul luogo dell'omicidio. De Pedis, che è detenuto dal 74 e uscirà a dicembre 79. E sai perché lo dice, caro Francesco? Perché il 19 di febbraio, a proposito di ortodossia processuale, presidente, il 19 di febbraio ha letto Carnovale, e guarda che
lo stesso errore di Carnevale. Ha letto l'interrogatorio di Carnevale, come se ne dà atto nel verbale del 24 gennaio. E non è un po' strano che commettano lo stesso errore? E ti meravigli che quando decide l'11 marzo di collaborare, questo errore non venga ripetuto? Possesso dell'arma del delitto. Scusi, non sarebbe il caso di fare un'interruzione e poi lei conclude? Perché sono quasi le due. Due meno venti. Due meno venti, a che ora vogliamo riprendere? Alle tre? Come? Va bene. Alle tre? No. Io in un'oretta chiudo. E allora è bene alle tre. Una breve interruzione. Alle tre. Il presidente del mezzo. Se c'è, ma si può, ma è dove l'avvocato? Non c'è l'avvocatessa. La dovete smettere di considerarci minori, perché voi ci avete considerato minori quando vi fa comodo, ma quando non vi fa comodo siamo i maggiori. Non lei, l'ufficio. Certo, ma dico l'ufficio. Il presidente del mezzo. E il signor Calò? Il presidente del mezzo, imputato Calò Giuseppe, chiede la rinuncia al proseguo dell'udienza. Va bene, il presidente ne prende atto e dispone alla disattivazione dell'impianto. Allora, ci vediamo alle tre. Signor Presidente, mi sente che la Viterbo? Signor Presidente, dica. Che sente? E anche la Barbera rinuncia. Va bene, il Presidente, va bene, ricevuto, va bene. Dici, buongiorno. Alle tre. Può nominare magari qualcuno? Lo dica Biscotti, l'avvocato Biscotti. Lei, perché lei è bene. Allora, diamo atto che la discussione riprende alle ore 15, che l'avvocato Biscotti, essendo andata via l'avvocatessa Franchi, rimane per la difesa anche dell'imputata Andreotti. Sospeso questa discussione per rifiatare un po' tutti, temo forse più voi che me, al secondo argomento speso nell'atto di appello, atto di appello me lo si faccia rilevare incidentalmente, proposto dal solo ufficio di procura, non dall'ufficio di procura generale. E questo forse per voi non ha alcuna rilevanza, ma per noi addetti ai lavori una qualche rilevanza ce l'ha. Speso, dicevo, nell'atto di appello per invocare la riforma della sentenza di assoluzione di Carminati con una sentenza di condanna che gli attribuisca la paternità, la materiale uccisione di Carmine Pecorelli. E questo argomento sarebbe il possesso dell'arma utilizzata nell'omicidio da parte di Abruzzi.
Cruciani e De Petis, ormai cominciate ad avere dimestichezza con questi nomi, boss della banda della Magliana, uno dei due, uno dei quali a Bruciani avrebbe, secondo l'accusa, conferito il mandato a Carminati. Chi legga la sentenza senza conoscere gli atti delle indagini preliminari e gli atti del dibattimento trae la inevitabile convinzione che Mancini e Moretti, cioè quelli che mettono nelle mani di Abruciati e di De Petis questa pistola, parlino della stessa arma. E se questo fosse, mi rendo conto che non sarebbe ancora una prova per tutte quelle cose che vi ho detto prima, ma certamente la circostanza, l'emergenza processuale avrebbe una sua valenza indiziaria. Vediamo se questi due parlano della stessa arma. Vediamo se questi due si esprimono in termini che consentano l'affermazione che si parla della stessa arma. Perché se già noi accertiamo che non si parla della stessa arma, e allora siamo in condizioni di poter affermare che l'argomento non è debole, è labile, è inesistente. La Moretti parla, descrive quest'arma che, badate, stando alla Moretti, avrebbe fisicamente tenuto nelle proprie mani, perché l'avrebbe pulita. Quindi, voglio dire, è una descrizione della quale dobbiamo tenere particolare conto. E per altri versi Mancini, quando parla dell'arma che vede nelle mani di De Petis mentre stanno in una macchina a fare degli appostamenti per compiere un certo fatto criminoso, un omicidio, Mancini si esprime, quando gli chiedono di descriverla, in questi testuali termini: la ricordo come se fosse ieri. E quindi anche lui, con questa notazione, con questa interlocuzione, si accredita come un referente di piena affidabilità. L'una e l'altro ci dicono perché sono in condizioni di descrivere bene l'arma: l'una perché l'ha pulita in nome e per conto di Abruciati, l'altro perché l'ha vista maneggiare nelle mani di De Petis a un metro di distanza e, guarda caso, si ricorda come se fosse ieri. Di talché, se le due descrizioni si sovrapponessero, noi saremmo legittimati a dire: beh, forse effettivamente hanno descritto la stessa. Che non troverebbe ancora niente di definitivo, niente di decisivo, ma insomma sarebbe una circostanza di una certa, ripeto, valenza indiziaria. La Moretti la descrive il 10 maggio del 94 al PM Cardella, Mancini la descrive l'11 marzo 94 al PM Cardella. Moretti: trattavasi di una semi-automatica 7.65, calibro 7.65 o 9, direi più una 9 per le sue dimensioni. Aveva la canna scura, l'impugnatura color metallo acciaio, le guanciole color marrone. C'è qualche cosa di equivoco, di dubbio da capire in questa descrizione? Credo di no.
Mancini. Era una pistola automatica 7,65, munita di silenziatore, cromata, cioè acciaio chiaro. Aveva dei particolari sul calcio che richiamavano l'attenzione come dei disegni. Sono sovrapponibili queste due descrizioni? In coscienza vi sembrano riferirsi alla stessa cosa? Alla stessa arma? Una dice semi-automatica, l'altro dice automatica. Una dice 7,65, 9, sarei promessa per 9 date le dimensioni, l'altro dice 7,65. Uno dice munita di silenziatore, l'altra non parla di silenziatore. Vabbè, dice silenziatore, può darsi che quel giorno ce l'aveva e quell'altra volta non ce l'aveva, gli era stato smontato. È possibile. Una dice scura, l'altro dice cromata, cioè acciaio chiaro. L'una dice aveva le guanciole marrone, l'altro dice aveva le guanciole con dei disegni. Ma è la stessa arma. Se io descrivo due Fiat Punto e dico una era grigia chiara, l'altra era grigio scuro, se una di una dico aveva la tappezzeria marrone, dell'altro dico aveva la tappezzeria con i disegni, se di uno dico aveva la marmitta modificata, il silenziatore, dell'altro dico aveva la marmitta originale, ma sto parlando della stessa punto, sto parlando di una macchina, di due macchine. Stanno parlando di due armi, certo! E sapete la sentenza in che cosa ravvede l'elemento di identità? Nel fatto che parlano tutte e due di acciaio. Perché voi sapete che ci sono le pistole anche di cioccolata. Adesso che c'è la festa della cioccolata a Perugia? Se lo sapevo me ne portavo 8, una per una. Ci sono le pistole di plastica, ci sono le pistole... Ma questa descrizione che ho fedelmente replicato estrapolando dai verbali dell'una e dell'altro consentono ad una persona che si avvicini a questa vicenda senza pregiudizi, senza preconcetti, senza la necessità assoluta di convalidare, di conferire a chi fa queste descrizioni il crisma dell'attendibilità, vuoi intrinseca e vuoi estrinseca, consente ad una persona di dire che stanno parlando della stessa arma? Stanno parlando tutti e due di un'arma. E volete che non sia capitato a Mancini e Moretti di vedere nelle mani dei loro amici e sodali in tutti gli anni che l'hanno frequentato un'arma? Ma ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe altro. E ma se tutti e due hanno detto loro che quella era l'arma che aveva ucciso Pecorelli, là c'è sta l'abbacchio dei Pecorelli, come icasticamente si sarebbe espresso a Bruciati con la Moretti, allora noi siamo nelle condizioni di poter dire che quantomeno uno dei due ha riferito una fregnaccia, una autentica piramidale fregnaccia, perché almeno uno dei due non ha detto il vero. O almeno tardi. Ammesso e non concesso che questa
questa confidenza ci sia stata. Cioè che, perché vedete, io sono convinto di una cosa, che il fatto storico di visionare una pistola nelle mani di Abruciati o di De Petris, quello sicuramente si è verificato, perché stiamo parlando Abruciati, De Petris, Giuseppucci, Mancini, Moretti, Abbadino, Carnovale, di fior di galantuomini, tra virgolette, cioè di gente che aveva elevato il crimine a sistema di vita. Gente, infatti, che ha passato la gran parte della propria esistenza, dall'età adolescenziale in poi alla maturità, in galera. Gente che c'è morta ammazzata, a bruciare Giuseppucci, De Petris, gente che è stata 20-25 anni in galera e ha poi pensato, trovato il modo per affrancarsi dalla galera attraverso la delazione, la collaborazione, il pentimento, chiamatelo come vi pare, Abbadino, Mancini. Non posso dire lo stesso della Moretti. Avevo detto che non mi piace citare me stesso, sono costretto a farlo per amor di verità. Nel 99, settembre 99, mentre discutevo da questo stesso banco, ad un certo momento feci una scommessa con i miei giudici. I vostri colleghi che mi stavano ascoltando lo potrete trovare nella trascrizione, e dissi: ci scommettete, signori, che fra un po' di tempo questi signori, e parlavo proprio della Moretti, la ritroveremo dietro le sbarre? Sono stato facilissimo profeta, perché la signora Moretti è stata arrestata circa un anno fa in quel di Sanremo, proveniente dalla Francia, con le scarpe piene di cocaina, le suole, finte suole. Sembrava diventata alta come una giocatrice della nazionale di pallavolo, invece sembra che avesse quelle scarpe, come si chiamano, con le zeppe, quei sandalacci terribili, ignobili, pieni di panetti di cocaina. E difatti adesso, giustamente, l'acqua dove deve stare in carcere. Ma per dire, quindi, che Mancini e che Moretti abbiano visto maneggiare armi dai loro sodali dell'epoca, questo mi pare assolutamente normale. Quello che io non credo, ma che io non vi creda, è assolutamente irrilevante. Quello che non ha trovato, a mio modesto avviso, conforto, riprova, convalida, è che in una di queste occasioni voi De Petris, voi Abbruciati, abbiano fatto confidenze in relazione al delitto Pecorelli. E se per caso effettivamente fosse stato vero che le avessero fatte, a voi non basterebbe ancora, perché siccome le due confidenze o le due confessioni sono l'una confliggente con l'altra, perché credo di avervi dimostrato che non si può parlare della stessa pistola, quindi probatoriamente parlando l'una neutralizza l'altra. E voi non siete in condizioni di affermare che la dichiarazione dell'una e dell'altro abbia trovato elementi di convalida esterna. Ed è quanto basta, quanto deve bastare per negare l'esistenza del fatto, fatto inteso come lo intende l'articolo 187 di cui abbiamo parlato prima. Lì c'è sta l'abbacchio dei Pecorelli. Che volgarità, oltretutto, se fosse vero, che volgarità, che deserto morale, spirituale, in questi cialtroni, in questi delinquenti, se fosse vero che si sono espressi così, lì c'è sta l'abbacchio dei Pecorelli, per Dio. E poi il PM si è tenuto
nel corso del giudizio di primo grado perché io ho definito questa gente pattume umane. Mi ha rimproverato il dottor Cannevale nella sua replica che io sono arrivato a dire che questo è pattume umano. Lo confermo, è pattume umano. Io non sono di quelli che crede che siamo tutti uguali. Se ci credete voi, tenetevela questa convinzione. Io non mi sento uguale a Mancini, a Moretti, a Giuseppucci, ad Abruciati, a De Penis. Io mi sento superiore. E quindi considero pattume gentaglia di questo genere. E se fosse vero che Abruciati si è espresso così, sarebbe la riprova che anche Abruciati apparteneva al pattume. S'offende il PM, non devo usare questi termini, verso Mancini e Moretti, ma stiamo scherzando, verso Abbadia, ma stiamo scherzando, siamo tutti uguali, ma che siamo tutti uguali? C'è sta l'abbacchio dei pecorelli e mi meraviglio che non vi siate risentiti voi, che non siate insorti voi. Ed era preoccupato Abbruciati, perché l'arma, se la frase, la battuta ignobile, l'avrebbe detta, secondo la Moretti, allorché nel novembre 81 viene scoperto il deposito di armi attribuite alla banda della Magliana negli scantinati del Ministero della Sanità a Roma, all'Eur Rabiale Pastore. E quindi Abbruciati dice alla Moretti: oh, ma che tu pensi di averci lasciato le tue impronte sulla pistola quando la ti ricordi quella sera che hai pulito la pistola? Ah sì, mi ricordo Danilo, sì, che ci hai lasciato le tue impronte. Perché? Perché sono preoccupato, perché quella l'abbiamo usata per ammazzare pecorelli, e quindi se ci sono le tue impronte, possibile, benissimo, può essere. Ma se fosse vero, quindi, se fosse vero, quindi, avendo sequestrato la pistola, periziandola, dovrebbe risultare che effettivamente quell'arma è stata utilizzata per uccidere pecorelli. Ma se io faccio la perizia e i periti mi dicono non è stata usata, non è compatibile, quella 81-7-65, l'abbacchio dei pecorelli, quella che mi preoccupa e che mi fa domandare: ma sei sicura di non averci lasciato le tue impronte, eccetera, non è stata utilizzata per uccidere pecorelli, delle due l'una: o la fregnaccia l'ha raccontata la Moretti al PM, o la fregnaccia l'ha raccontata Abbruciati alla Moretti. Non c'è una terza via. Culturale del quale vi ho parlato io stamattina, che impone, che inconsciamente impone, porta a compiere gli atti di fede,
guardate se non è un atto di fede questo. Pagine 253 e seguenti della sentenza, laddove si parla del deposito delle armi presso il Ministero della Sanità. Paragrafo 3. Nel deposito del Ministero della Sanità erano state trovate armi che potevano essere state impiegate per commettere l'omicidio di Carmine Pecorelli e munizioni dello stesso tipo di quelle usate per sparare a Carmine Pecorelli. Le perizie medico-legali e balistiche disposte nel corso delle indagini, le cui conclusioni sono fatte proprie da questa Corte, perché conformi ai risultati degli esami specialistici, ai criteri scientifici, eccetera, eccetera, hanno accertato che a sparare è stata un'unica pistola 7,65 munita di silenziatore. Sì, ho capito, ma non hanno accertato solo questo. Le perizie hanno accertato anche che l'arma trovata al Ministero della Sanità non è stata usata per uccidere Pecorelli. Quindi tu, giudice, non puoi utilizzare la perizia solo per quello che ti fa comodo e glissare su quello che non ti fa comodo. Non è solo un problema di ortodossia, è un problema di onestà intellettuale. E non ti puoi permettere di scrivere. È ben vero che nel corso dell'istruttoria è stata fatta una perizia balistica per verificare se effettivamente una delle armi rinvenute nel Ministero della Sanità fosse stata usata per commettere l'omicidio di Carmine Pecorelli e che tale perizia ha dato esiti negativi. Ma ciò non esclude che nel deposito del Ministero della Sanità, ascoltate, una sentenza che prende atto dei risultati di una perizia, sia transitata l'arma in questione, atteso che dal momento dell'omicidio al momento della scoperta del deposito sono trascorsi più di 2 anni e mezzo e che l'arma è stata vista l'ultima volta poco prima del 16 marzo 81, stando alle affermazioni di Antonio Mancini. Ma come fai a dire transitata? Ma può essere transitata pure per casa mia, per il mio garage, quella può essere! Ma che vuol dire può essere? Perché non puoi smentire, non puoi dire Mancini e Moretti hanno detto una fregnaccia! Non, questa perizia ti obbliga a dire questo e non lo puoi dire, perché sennò tutto il resto verrebbe meno, e quindi è transitata e svolazzata. Ve la immaginate la pistola che transita per il Ministero della Sanità così, come quelle con le ali, come si chiama quel coso per la igiene femminile, con le alette, transita. Ma che discorsi sono? Transita, giudice, tu stai scrivendo una sentenza, tu devi stare ai fatti. E i fatti ti dicono che quella pistola lì trovata, questo è un fatto, è stata periziata, questo è un altro fatto, e ha dato esito negativo, e questo è il fatto che taglia la testa al toro. Questo a me mi manda nei matti, mi manda nei matti, significa chiudersi gli occhi, non voler vedere, non si può escludere che sia transitata. Ma che me ne frega di transitare? E qui, come per i documenti di Turatello, c'è un'altra chicca che non è consentito trovare una sentenza. Pagina 258. Secondo motivo, il primo motivo, sono passati 2 anni e quindi può essere transitata, e che le armi rinvenute nei sotterranei del Ministero della Sanità al momento del loro esame da parte del perito si presentavano alterate
per la presenza di acidi in modo tale da impedire un raffronto utile al fine della comparazione balistica tra i bossoli rinvenuti presso il cadavere di Carmine Pecorelli e quelli sparati dalle pistole in comparazione. Nessuno di voi credo sia un esperto balistico. Può darsi che ci sia qualche cacciatore, cacciatrici forse un po' più difficili. Un cacciatore? Come Cartucci. Però, che cosa capì? Non c'è bisogno di avere nozioni. Io non sono né un cacciatore, né ho fatto solo il servizio militare. Comunque, l'italiano è una lingua che ci mette al riparo da ogni equivoco. Che cosa si capisce da questo? Che le armi rinvenute erano state manomesse per la presenza di acidi sì da impedire la comparazione, cioè l'accertamento balistico. È così o non è così? È l'italiano il senso dell'italiano o non è il senso dell'italiano? Credo che sia il senso dell'italiano. Bene, questa affermazione, me ne assumo la piena responsabilità, è falsa, è non rispondente al vero, è non confortata dalle emergenze del processo, è esattamente il contrario di quello che dicono una perizia, due perizie, tre perizie, tre perizie. Dicono esattamente il contrario di quello che il giudice afferma in motivazione come ricavato dalle perizie. Allora, o non le ha sapute leggere, non le ha capite, o è intellettualmente disonesto. Queste armi sono state sottoposte a tre perizie. Nell'ambito del processo per l'omicidio Pecorelli e nell'ambito di due processi per criminalità, fatti di criminalità riconducibile alla banda della Magliana. Sono tre perizie acquisite, perché certo, se non le conoscessi il discorso è diverso, acquisite a questo fascicolo del dibattimento, quindi utilizzate e utilizzabili. La perizia Levi Ugolini, omicidio Pecorelli, la perizia Salsa Benedetti, fatta eseguire dal giudice istruttore di Roma Francesco Misiani, processo Sicilia, diciamo banda della Magliana 1, visto che qui si danno i nomi ai processi, perizia Lombardi Cipolla Pasquale, fatta eseguire nel processo banda della Magliana 2, dal giudice istruttore Otello Lupacchini. Il perito Levi, anche Ugolini, è stato sentito in quest'aula. Il 5 dicembre del 96, avvocato Naso, lei ricorda di aver periziato tra le altre una pistola Beretta 81, quella che è asseritamente l'abbacchio dei Pecorelli? Sì. Questa pistola era integra o era stata modificata, alterata, che lei ricordi? Direi che la pistola modello 81 come struttura meccanica era integra. Le alterazioni che si sono riscontrate in quella pistola come nelle altre riguardavano sostanzialmente aggressioni di tipo tipicamente acido del metallo dovute al tentativo di far emergere la matricolatura che era stata abrasa. Cioè, cosa vuol dire? Che le alterazioni afferivano alle perizie, agli accertamenti fatte dai carabinieri e dagli altri periti per esaltare il numero di matricola, che lo si fa con degli acidi, ma che la struttura meccanica, cioè quella utilizzabile per le comparazioni balistiche, era assolutamente integra. Ma queste cose
cose un presidente e un giudice che fanno il giudice e il presidente da 30 anni non le sanno? È la prima perizia balistica con la quale si confrontano? Avvocato Naso, io mi riferisco alle parti meccaniche, non alla punzonatura della matricola, insomma al cane, all'estrattore, alla canna, per vedere se un proiettile è stato sparato da una certa pistola. Che cosa, di che cosa c'è bisogno? Canna, estrattore, canna. È ovvio, no? Nella canna ci saranno le rigature, destrosse, sinistrosse, nel cane il punto di impatto con il fondello. Dico bene? Dico bene? Lo chiedo anche alle signore, dico bene, ci vuole tanto? Bisogna essere periti balistici? No, no, da quello che posso ricordare era sostanzialmente integra. Quindi voi avete fatto una perizia assolutamente attendibile, per quanto di nostra competenza, è ovvio. A coscienza dei propri limiti si mette in discussione il signor perito e dice, certo, per quello che... Se poi sono un ciuccio, se sono uno che non sa il proprio lavoro, allora ovviamente posso aver sbagliato. Sì, può aver sbagliato lei. Vediamo se ha sbagliato nel processo Sicilia il perito Pietro Benedetti o il perito ingegner Domenico Salza. Questa è la perizia disposta dal dottor Pisiani, giudice istruttore. Pistola Beretta modello 81 calibro 7,65 Broad. Qui c'è sta l'abbacchio dei pecorelli. Questa pistola presenta vaste tracce di corrosione sia sul carrello otturatore che sul castello in lega leggera. La matricola è come la targa sulle macchine, è come il numero del telaio delle macchine. Quando rubano una macchina e la vogliono, il ricercatore che cosa fa? Prende uno scalpello e batte i numeri. E per esaltare quel numero, quando viene rinvenuta la macchina, che cosa si dispone il pubblico ministero? Una perizia chimica per, attraverso acidi, si fa risaltare, perché la obliterazione non è mai assolutamente profonda, salvo quando, per esempio, venga fatta con trapani, con punte di diamante. La matricola obliterata è stata evidenziata solamente nella prima cifra, V2. Sul castello appaiono i marchi, banco di prova, eccetera, eccetera. La canna che appariva priva di lubrificante non presenta tracce di ossidazione. L'arma che è provvista del caricatore di servizio ha dimostrato di essere in condizioni di sparare correttamente senza alcun inconveniente. Come ti permetti, giudice, di scrivere una falsità? Come ti permetti di dire che non è stato possibile fare la comparazione? Tu ci devi rispetto come noi lo dobbiamo a te, ma noi intanto te ne dobbiamo in quanto tu ne dai a noi di rispetto, della nostra intelligenza, della nostra integrità morale, della nostra integrità professionale. Processo Abbatino, Magliana 2. Feriti, tenente colonnello dei carabinieri Giovanni Lombardo, anche questo sarà un amico dei testaccini. Dottor Corrado Cipolla d'Abruzza, maresciallo Francesco Pasquale. Pistola semiautomatica Beretta, calibro 7,65, modello 81, eccetera, eccetera, eccetera. Priva del numero di matricola perché è obliterata. L'arma si presenta complessivamente in discrete condizioni di conservazione, sebbene con le parti metalliche in parte erose dalla ruggine. Nelle prove in banco appare regolarmente funzionante. Allo smontaggio non si individuano manomissioni a carico dei vari congetti. Ma come fai a scrivere queste cose? Come fai? L'anima della canna appare di
discreto stato di conservazione. L'arma è in buone condizioni operative. Quindi tre collegi di periti, tre, hanno sottoposto quest'arma alle verifiche di compatibilità con il munizionamento utilizzato per Pecorelli e hanno risposto no! Allora questo è un fatto. Questo è un fatto. Ai sensi del 187, del 192 e compagnia bella. Questa è una prova insuperabile. Ma perché si fanno le perizie se poi non se ne tiene conto? Perché non gradiscono, perché mi disturbano il quadro. Io ho definito attendibile intrinsecamente il buon Mancini, la buona Moretti, il buon Abbatino, il buon Carnovale, e devo prendere atto del fatto che sono smentiti da un rilievo scientifico. Dice. E con i Gevelot? Come ti metti con i Gevelot? I Gevelot, almeno i Gevelot, quelli. La comune provenienza dei Gevelot, utilizzati per uccidere Pecorelli e trovati, rinvenuti nel deposito del Ministero della Sanità, lì c'è un dato di fatto insuperabile. Che cosa vi siete sentiti dire anche dal procuratore generale, dal pubblico ministero? Guardate che i Gevelot, gli uni e gli altri, i due utilizzati per Pecorelli e quelli trovati, sono dello stesso lotto proprio, ma quasi, che diciamo dello stesso lotto, sono quasi della stessa scatola, che ha la stessa pulsonatura, che presenta lo stesso dato, la stessa cifra di usura. Sì, è vero, dice che se ne fanno 200 o 400 mila, però insomma è singolare questo fatto, no? Che presentano. Allora, anche qua, scusate, questo è un processo che, come vi dicevo, ci è costato 40 miliardi all'erario. Quindi se avessimo 40 miliardi e 2 milioni e 3 milioni, non è che poi saremmo andati per stracci. È marca Gevelot. Gevelot è una fabbrica francese che esiste a Parigi, alle porte di Parigi, identificata, identificabile, che sta lì, nessuno l'ha spostata. Ma quanto ci vuole a rivolgersi alla Gevelot e dire, scusate, ci potete dare una indicazione circa la possibilità di comune, identica provenienza di questo reperto e di quest'altro reperto? Questo è come con la figlia fra, ci sono vivi, non sono morti, ma perché non andarli a sentire? E qui la Gevelot lì sta, a Parigi, perché non andare a Parigi? Perché non chiamare un rappresentante, un tecnico della Gevelot? No, no, ci si accontenta delle indicazioni di Ugolini a due giorni dall'omicidio, in cui 22 marzo 79 il dottor Ugolini parlando di questo munizionamento in una nota che manda al pubblico ministero preliminare. Tale ipotesi, quella che fosse, che i Gevelot fossero un rimpiazzo di altre munizioni, lascia adito a supporre, ascoltate le parole, l'ipotesi, lascia adito a supporre, questo è un processo d'omicidio, questo è un processo d'omicidio, guardate che io vorrei, non ve lo auguro, ma ci mancherebbe altro, in questo paese oggi se tu vuoi male a una persona gli devi augurare un processo penale, non una malattia, perché dalla malattia
Con le strutture pubbliche, bene o male, se ne può venire fuori anche una malattia seria, grave, ancora funziona la sanità. Ma se vuoi male a una persona, augurati un processo penale. Ma guardate che ciascuno di noi è esposto al rischio di un processo penale. Non pensiate, io sono per bene, io lavoro onestamente, correttamente. Quanti ce ne sono di quelli che lavorano correttamente, onestamente, non danno fastidio a nessuno, eccetera, e si ritrovano sottoposti a processo penale o si ritrovano in galera. Non è che voglio evocare Tortora, ma Tortora era uno di quelli. Per controllare un numero telefonico ci hanno messo 2 anni e mezzo, 2 anni e mezzo per verificare che quel Tortora sull'agendina di Pandico non era Enzo Tortora, ma era un Tortora camorrista. 2 anni e mezzo, e intanto stava in galera. Ma queste cose possono succedere a ciascuno di noi, queste cose possono succedere a ciascuno di voi. Che la propria responsabilità sia vagliata sulla base della ipotesi consente di supporto. E poi voglio vedere se pretendete o meno, perché il garantismo è una di quelle cose di cui tutti parlano anche con sussiego, fino a che non si trovano coinvolti in un processo penale, allora poi il garantismo diventa una cosa importante, una cosa seria. Voi sapeste quando mi capita, e mi è capitato abbastanza spesso in questi ultimi anni, di difendere dei magistrati, anche qua a Perugia. Anzi, soprattutto qua a Perugia, perché io devo confessare una mia piccola cattiveria. Quando mi dicono, ma avvocato, ma è possibile che il PM faccia questo, non faccia quest'altro? Ma è possibile che il Tribunale della Libertà, ma è possibile che il GIP? Io dentro di me, lo confesso, Presidente, sento una sottile vena di soddisfazione. Però non è possibile che capire bisogna provare. Non è possibile. Non c'è bisogno di provare, capire. Non c'è bisogno. Basta un'intellettuale. Passi un momentino a fuori. Personalità. E pensare che in fondo noi non vogliamo che a noi stessi sia fatto quello che viene fatto ad altri. Pensateci in Camera dei Consigli. Tale ipotesi lascia adito a supporre che le cartucce Gerolot siano quelle originalmente contenute nel caricatore e pertanto facenti parte del residuo fisso, fino a che non si fosse esaurito tutto il contenuto e si effettuasse la sostituzione delle cartucce. La poca reperibilità in Italia delle cartucce Gerolot, commercializzate solo dalla ditta di Bologna Ama in piccola scala del calibro 7,65, lascerebbe ipotizzare che l'arma e il caricatore provenissero o da un'armeria dove si potevano reperire tali cartucce e sono poche in Italia, oppure che l'arma provenga dalla Francia e le cartucce siano direttamente provenienti dall'estero. Con l'arma, in quanto reperibilissime di corrente commercializzazione nella Francia e nei vecchi domini francesi, Algeria, eccetera. Se così può essere, sembra valida l'ipotesi dell'impiego. Ma stiamo parlando di responsabilità in un processo di omicidio per il quale in primo grado avevano chiesto l'ergastolo e poi in Pontallone hanno chiesto 24 anni. Ma che me ne frega delle ipotesi? Ma che me ne frega che lì la cosa lascerebbe supporre che io vado a fatti! Ma allora, seguiamo le ipotesi. Ma non capisco che quello che ci dicono, e cioè che i Gerolot sono diffusi in Italia solo dall'Ama di Bologna, svuota di contenuto il dato, lo annacqua, lo scolorisce, lo indebolisce. Per favore, fate uno sforzo visivo. Immaginatevi lo stivale dell'Italia, Bologna, che è il centro nord. Dalla Francia, da Parigi, Gerolot, arrivano a Bologna le confezioni di munizioni. E da Bologna, visto che è l'unico distributore, ne va una parte a Trieste,
una parte a Verona, una parte a Milano, una parte a Torino, una parte a Genova, una parte a Firenze, una parte a Roma, Napoli, eccetera. Quindi immaginatevi un punto centrale dalla quale si irradiano tutte queste direzioni. Ma non lo capite che se così è? E così è, ce lo dicono loro. Ovviamente il reperto che trovo a Belluno sarà della stessa natura di quello che trovo a Reggio Calabria, come sarà della stessa natura di quello che trovo a Trani, come sarà della stessa natura di quello che trovo ad Aosta. Ma lo capite o no? Diverso il discorso sarebbe se più fossero i distributori, uno che scarica a Torino, uno che scarica a Venezia, unico che scarica a Bologna, uno a Roma, uno a Napoli, uno a Bari, uno alle isole, e allora, allora il discorso è diverso. Ma quando il distributore è unico e distribuisce da 200 a 400 mila colpi, e anche qua, ma perché dobbiamo stare alle indicazioni dei periti? Ma era così faticoso chiedere alla Cevelot, che sta a Parigi, non è che sta sperduta nell'Africa nera, sta a Parigi, quante Cevelot distribuite normalmente, quante munizioni dello stesso lotto? Ma era così difficile. E comunque si parla comunque di 200-400 mila colpi, cioè di un quinto di milione, quasi mezzo milione di colpi. E allora hanno lo stesso difetto nel fondello, e capirai che scoperta, che dato è. E io capirei se a questo elemento poi si aggiungessero ulteriori elementi naturalistici. Allora sì, il dato prenderebbe significazione in chiave accusatoria. Ma hanno fatto le perizie, hanno detto no, quelle pistole, quelle che stanno insieme a questo munizionamento, nulla c'entrano con l'omicidio Pecorelli. Non sono quelle utilizzate per l'omicidio Pecorelli. E allora ci si arrende. Se l'approccio è laico e non è fideistico, se l'approccio è sto ai fatti e non agli atti di fede, ci si arrende e si dice non abbiamo conseguito alcun elemento che abbia una qualsivoglia significazione indiziaria. E speriamo che sui Cevelot si sia fatta chiarezza. Ultimo argomento che secondo l'accusa e secondo anche la sentenza e questo ci indigna, perché se ce lo dicesse solo l'accusa lo riterremmo assolutamente legittimo, ovviamente lo contrasteremmo, ma l'accusa fa l'accusa e l'accusa mette in evidenza solo gli aspetti che possono essere funzionali ad una rappresentazione di responsabilità degli imputati. Io l'accetto questo, il processo è di parte e ormai bisogna accettarlo. È inutile che diciamo sì, però è parte pubblica, c'è il 357-58, ma lasciamo perdere, lo sappiamo che non è così. Anzi, adesso lo vedremo che non è così. Adesso vedremo che non è stato così in questo processo. Ma quello che mi indigna è quando il giudice non riesce ad acquisire questa imparzialità, questa terzietà, questo distacco laico, oggettivo, non fideistico dalle cose del processo. Si dice dunque, la Moretti ha attribuito la responsabilità
questo omicidio a Carminati, nella sicuro, nella sicurezza della propria abitazione, nella intimità di una conversazione privata con il rappresentante del proprio avvocato, l'avvocato Merlino, e quindi questa dichiarazione non può che essere apprezzata in tutta la sua caratura di genuinità, di spontaneità, di affidabilità. Guardate, io direi che quando anche fosse, non è che la situazione si sposterebbe più di tanto, perché che Moretti dica a Carminati è l'assassino di Pecorelli, a Bruciati Danilo mi ha detto che, non è che sposta la situazione, perché visto che non dice io e Carminati siamo andati ad ammazzare Pecorelli, ma dice a Bruciati mi ha detto che, e a Bruciati non solo è morto ma all'epoca dell'omicidio era detenuto, la situazione non è che si sposta più di tanto. Quindi la dichiarazione, quando anche fosse, volete che io la apprezzi come genuina, attendibile, credibile, eppure in chiave probatoria non sposta di una virgola la situazione. Ma non è manco così. Oltretutto, e questo fa rabbia, e questo è indigno, perché per affermare che la Moretti, nella conversazione censurata del 27 aprile 94 con l'avvocato Merlino, attribuisce spontaneamente, convintamente, lucidamente la commissione di questo reato a Carminati, significa avere una impudenza senza limiti e ancora una volta significa non avere rispetto per la nostra intelligenza, per la nostra integrità professionale, per la nostra integrità morale. Questa ambientale è stata oggetto di polemiche terribili nella fase delle indagini preliminari e nella fase dibattimentale, tanto che si è sospettato che le bobine che registravano, che hanno registrato le conversazioni fossero state manomesse, tanto che la Corte di Assise, giustamente, correttamente, ha deciso di far fare una perizia sulla intercettazione. E quindi noi dobbiamo fare riferimento soltanto al contenuto di questa perizia. È il 27 aprile del 94 e non è una data qualunque per questo processo. Il 27 aprile del 94 è il giorno dopo il 26, sembro catalano che vi dice una cosa ovvia. Il 26 aprile del 94 la signora Moretti, incinta al settimo mese, è stata prelevata da ufficiali della DIA nella propria abitazione ed è stata portata a Perugia al cospetto del pubblico ministero dottor Cardella. C'è tutta, anche su questa vicenda, una storia della quale abbiamo parlato per udienze, 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 dal pubblico ministero legittimamente si esercitano pressioni sulla Moretti perché inizi a collaborare con la magistratura, si hanno le dichiarazioni di Mancini, che era il compagno della Moretti, il quale dice è la Moretti quella che sa come stanno le cose, quindi se poi lei non decide di collaborare allora non collaboro nemmeno io, per cui legittimamente si fanno delle pressioni. E il 27, quando la Moretti, dopo aver trascorso 7, 8, 10 ore grosso modo negli uffici di procura a Perugia, è rientrata in tarda notte, anzi forse dopo la mezzanotte, in Roma, parla della sua esperienza del giorno prima con la sua amica Pasquina, una che praticamente conviveva con lei,
E quando arriva l'avvocato Merlino, ripeto, dello studio Ruggero, ne parla anche con l'avvocato Merlino. Non sa la Moretti. Questo è l'artefatto. Cerco di risparmiarvi le cose. Arriviamo in questa intercettazione, pagina 6. Lei sta raccontando, è arrivato l'avvocato Merlino e gli sta raccontando quello che è successo il giorno prima. Franco è l'avvocato Merlino. Se dovrebbero pentì questi però, tutti quanti, Fabiola, pentì no, fanno le ammissioni, ma n'hai capito come funziona? Perché a me mica mi ha chiesto di pentirmi il pubblico ministero. Mi ha detto, signora, lei quanto ha venduto? 100 chili? Non di bicarbonato, di cocaina, se qualcuno avesse un dubbio, non di zucchero, di cocaina. Il PM gli dice, signora, lei quanto ha venduto? 100 chili? A me mica mi serve che me lo dice lei, capito? Io posso sapere che lei non ha venduto niente, non me ne frega niente, perché per me è una goccia nel mare, dice la Moretti, cioè è la Moretti che mette in bocca al pubblico ministero queste affermazioni. Ma ha detto queste parole, parliamoci chiaro, dice, perché quando è arrestato lei, dice che è un mali, qui gli omicidi, Barbieri era, non so se era proprio il marito, comunque il convivente della Moretti che finì ammazzato, e dice, quindi la Moretti attribuisce al PM, qui gli omicidi, Barbieri, vi siete scannati tra di voi, non mi interessa, io voglio soltanto questo, due punti. Praticamente, senti che vuole da me! La signora Moretti sta dicendo a Franco, praticamente, senti che vuole da me il PM! Vuole l'omicidio, Franco, la interrompe, lui sta indagando sull'omicidio Pecorelli, solo su quell'omicidio sta indagando. Vuole che gli dici qualcosa, arrestare qualche altro, non hai capito? No, no! Senti che vuole! Lo ha già detto prima, e ribadisce, lo azzittisce, aspetta, fammi parlare! Senti che vuole da me! L'omicidio Pecorelli mi ha detto, a Bruciati, che l'ha fatto Carminati Massimo e Pasquale Belsito! Ma questa è l'attribuzione spontanea, genuina, consapevole, meditata, spontanea, voluta, volontaria, dell'omicidio a Carminati Massimo. Ma questa è, senti che vuole da me. Senti che vuole da me, l'omicidio Pecorelli mi ha detto a Bruciati che l'ha fatto Carminati Massimo e Pasquale Belsito. Questo vuole da me. Che io le dica che l'omicidio me l'ha detto a Bruciati che l'ha fatto Carminati con Pasquale Belsito. Vuoi dire chi è Pasquale Belsito? Ve lo dico io. Un altro estremista di destra che è stato fino a un anno fa latitante in Francia, soppellito di ergastolo per omicidi di carattere politico, tra virgolette terroristico. Poi guardate come la Moretti, come si coglie il riferimento o l'attribuzione del riferimento al pubblico ministero e le sue interlocuzioni a commento che l'ha fatto Carminati Massimo e Pasquale Belsito, che poi tra l'altro è 10 anni che è latitante, c'è un fatto notorio, lo sa anche lei, ma vattela a cercare, no? Praticamente questa è una cosa che sa tutta Roma. Non è che gliela devo dire io. Attenzione. Ciò
sta dicendo all'avvocato. Merlin, questo vuole da me il pubblico ministero. E poi commenta lei. Ma perché rompe le scatole a me? Se un verbale che c'ho già io, e sarebbe interessante sapere come fa ad averlo anche lei. Questo sarebbe interessante sapere. Ma io so, perché c'ho il verbale, che un pentito che gli ha detto che l'omicidio l'ha fatto Carminati già ce l'ha. Ma perché mi rompe le scatole a me? Vabbè, comunque, questo e il comunque conclude il suo commento. Vattene a cercare, sono 10 anni che latitante, lo sa tutta Roma, e poi perché mi rompi a me che il verbale già ce l'hai? E riprende quello che lui senti che vuole da me. È l'omicidio ordinato da puntini puntini. Quindi c'è una sospensione anche nel, perché leggenda, numero delle sillabe incomprensibili, trattini con un numero dentro, puntini puntini puntini, pausa nella conversazione. Quindi leggiamolo anche così, sentiamola. È l'omicidio ordinato da pausa, suppongo dai servizi con cui Danilo stava a contatto. I servizi in fotografia, riconosco pure questo e questo, non so come si chiama. Tutto qui, quello che vuole. E io divento infame per non aver detto un cazzo. Questa della signora Moretti. E questa voi avreste il coraggio intellettuale e morale di definirla una attribuzione di responsabilità a Carminati, consapevole, volontaria, spontanea? Ma ci vogliamo prendere in giro? Ed è intellettualmente onesto scrivere in sentenza che la Moretti attribuisce, in un momento in cui non sa di essere sentita e quindi in una conversazione privata, addirittura col suo avvocato, la responsabilità dell'omicidio a Carminati? E ripeto, quando anche forse sarebbe irrilevante, ma si può dire questo? Senti che vuole da me, tutto qui quello che vuole, e io divento infame per aver detto un cazzo. E veramente no, forse è più di un cazzo quello che avrebbe detto. Ma vedete, questa trascrizione, questa intercettazione, questa conversazione è preceduta da un'altra conversazione della sera prima o della notte, perché qui sta raccontando l'incontro con il pubblico ministero Cardella all'avvocato Merlino, ma poche ore prima l'aveva raccontata alla sua amica Pasquina, sempre in casa, sempre in quella, questa è la bobina 11, non la 12, è rientrata da Perugia e sentite come si esprime Fabiola, io dicevo che non lo conoscevo. Certo, ha ammazzato Pecorelli, n'hai capito da andare a finire, n'hai capito? Però dal momento che c'era Pecorelli, c'era la moglie d'Abbatino, c'era la madre d'Abbatino, c'era il padre d'Abbatino che ha accompagnato Carminati, posso dire no? Ma se gli altri dicono di sì, solo io dico di no, cioè che non lo conoscevo. E a sto punto perché ce devo andare io carcerata? La moglie d'Abbatino dice sì. La madre d'Abbatino dice sì, Nino dice sì, cioè Mancini. E poi Carminati è uno che deve di sì per forza, perché c'ha una benda agli occhi, è alto 2 metri, non passa inosservato. Poi quando, sempre Fabiola, racconta quello come è stato il verbale, conosce? No. Conosce quella figlia Marcello? No. Quindi riferisce la domanda e la risposta. Sa se Danilo Abbruciati conosceva un certo Angelo il siciliano? Sì, lo conosceva, ma io non lo conosco, ecco. A questo punto racconta, la Moretti è colta da malore, interrompe l'interrogatorio, difatti questo fu l'espediente utilizzato dalla Moretti
come si ricava dal verbale del 26, in cui si dice: la signora Moretti, che è incinta al settimo mese, a questo punto dice che non può più sopportare il peso dell'interrogatorio, ci si aggiorna al data da destinarsi, invece il giorno dopo la vengono a prendere. E colta da malore interrompe l'interrogatorio lasciandoci il tempo per ricordare: se no non mi mandava via, sta dicendo a Pasquina, ho dovuto far finta di star male perché se no non mi mandava via. Ecco il verbale, se questo è un verbale da pentito, attenzione, l'unica cosa che io non conosco Carminati, ma non l'ho potuto dire perché io non volevo rispondere, perché io ho detto: senta, io non me lo ricordo se conosco Carminati. E dice: signora, se io scrivo non mi ricordo, la mando carcerata per renitenza. Ma ho il diritto di protestare per l'ignominia di questa motivazione, sì o no? Perché tu, giudice, sei libero, tu dici che c'è il principio del libero convincimento, quindi ci mancherebbe che tu, giudice, la devi pensare come me. No. Però tu hai il dovere di registrare tutto. Allora tu non ti puoi permettere di scrivere in motivazione che la Moretti attribuisce la responsabilità dell'omicidio a Carminati. Tu ricordi tutto, tutto, e poi dici le ragioni per le quali ti sei liberamente convinto che la Moretti in un primo momento mente, in un secondo momento dice la verità. Ma non puoi ignorare! Non ti puoi nascondere! Perché chi legge questo e non ha letto questo si fa un'idea falsa di come sono andate le cose. E le cose non sono andate così, sono andate così. Poi sei libero di dire: la Moretti dice la verità quando dice, sai che vuole da me, Carminati ha ammazzato Pecorelli, me l'ha detto a Bruciati. E non dice la verità quando dice: signora, se io scrivo che non conosco, la mando carcerata. Motivi, motivi, dimostri. E potrà non piacermi la tua motivazione, però la c'è, però non la posso definire onestamente intellettualmente disonesta. Mentre qui mi sento di dire che è una motivazione intellettualmente disonesta, perché ha cambiato molte carte in tavola e ha uso un sacco di argomenti. La Moretti, la Moretti, la Moretti, siamo arrivati a questo punto della Moretti. E bastava una riflessione della prima ora, della prima ora, della prima ora. Pensate un po', il 26 aprile, il 27 aprile, lei confesserebbe la responsabilità di Carminati nell'omicidio, perché gliel'avrebbe detta a Bruciati. E guardate, 13 giorni dopo, il 10 maggio, quando finalmente si decide a rendere l'interrogatorio, anche questo lo avete agli atti, anche questo è utilizzabile, è utilizzato. Come si esprime? E qui c'è una chicca, apprezzata la quale: Moretti, io ti prendo, ti do un calcio nel sedere e ti tolgo da questo processo, perché tu mi stai prendendo in giro. Un giorno, quando io continuavo a scocciarlo dicendo male di uno e di un altro, e in particolare di Massimo Carminati, che a pelle, a sensazione, non mi ispirava fiducia, Danilo sbottò dicendomi di non rompergli i coglioni, perché Massimo era stato utilizzato in un'azione delicata dimostrando di essere un uomo valido. Mi spiegò in quell'occasione che Massimo Carminati aveva ucciso Pecorelli in modo magistrale, perché ci sono modi magistrali e modi pedestri di uccidere una persona, no? Sparargli quattro colpi in faccia è magistrale o pedestre? Questo la Moretti forse è più esperta di noi, e che tra l'altro aveva ricevuto in cambio un modesto compenso. Poi lo vedremo su questo modesto compenso. Sottolineava questo aspetto Danilo per differenziare il comportamento di Massimo rispetto a quelli di altri possibili esecutori. Non ascolto, solo che ogni tanto ci manca dire qualche parola. Prende fiato. Danilo, mi sto avviando alla conclusione.
stimava molto Massimo e il suo comportamento in occasione dell'omicidio. Pecorelli! Attenzione, aveva confermato il giudizio che ne aveva. Quindi il 20 marzo 79, ricordate quello che vi ho detto prima, a Bruciate, stava in galera praticamente dal 74, ininterrottamente dal 76. Carminati aveva 16 anni, poi nel 75 17, nel 76 18, 19, e quindi nel 79, dopo l'omicidio Pecorelli, Danilo, la stima di Danilo si accresce, perché è una conferma, ma ci deve dire quando l'ha maturata quella che si accresce di stima. In che cosa si è guadagnato la considerazione di Abbruciati, Carminati, a 16 anni, a 17 anni? Ha rapinato una vecchietta, ha svuotato la cosa dell'elemosina in chiesa, ce lo deve dire! Se no, ma non è ancora la chicca. Massimo era un tipo taciturno, serio, educato rispetto alla media delle persone che frequentava. Attenzione, a quell'epoca, parliamo del 79, non era una delle persone che frequentavamo assiduamente. Massimo, come ho detto, era molto serio nel 79 a quell'epoca, eh? Egli, che aveva subito diverse operazioni ed era stato coinvolto in un conflitto a fuoco, diceva sempre che dopo quell'episodio in cui sarebbe potuto morire, ogni giorno in più di vita era tanto di guadagnato, mostrando così una sorta di disinteresse per la morte. In questo contesto dunque venne a sapere che era stato Massimo Carminati e un altro ad uccidere Pecorelli e che era stato Danilo Abbruciati a dargli l'incarico. È tutto chiaro? Nel 79 la signora Moretti assume che la stima di Abbruciati aumenta rispetto al passato. Non lo frequentavano più assiduamente, Massimo nel 79 era serio perché aveva subito una serie di operazioni dopo essere stato coinvolto in un conflitto a fuoco. E in ragione di questo aveva una tale poca paura della morte che affrontava tranquillamente imprese delicate come quella di uccidere Pecorelli. C'è un piccolo particolare che disturba questo quadro della signora Moretti. Massimo Carminati, che non ha più un occhio e che porta una benda ed è alto 2 metri, come dice nella ambientale, verrà ferito il 20 aprile 1981. Danilo Abbruciati non lo ha mai potuto vedere ferito, perché quando viene ferito, viene arrestato, Carminati verrà scarcerato nel dicembre dell'83, quando il buon Abbruciati è morto da 1 anno e 8 mesi. È o non è una cialtrona? È o non è una peracottara? È o non è una calunniatrice? È o non è una truffaldina? E come si può dare credito? Come si può dare credito ad una persona del genere? Come si può recepire passivamente tutto questo e non sentire il dovere professionale e morale ed intellettuale di dirmi: Moretti, non ci prendere per i fondelli, perché tu non puoi aver visto Carminati nel 79 con l'occhio offeso, e Abbruciati non lo può mai aver visto, e quindi i commenti circa il suo disprezzo per la morte
non li può aver mai fatti, mai. Bastava o non bastava questo? Bastava o non bastava questo? Questa onesta riflessione per non farsi prendere in giro, per non farsi portare per il naso dalla signora gentildonna Fabiola Moretti? Basterebbe avvicinarsi a queste cose con un po' di serenità, con un po' di obiettività, senza essere ancorati ad un pregiudizio, ad un giudizio formatosi prima. Carminati aveva ucciso Pecorelli in modo magistrale e tra l'altro aveva ricevuto in cambio un modesto compenso. 10 maggio, lei sa da Bruciati che aveva ricevuto un modesto compenso. Ambientale del 27 aprile, quando sta raccontando all'avvocato. Franco Merlino. Quello che è successo. Allora. Il PM sta rappresentando alla Moretti che deve fare questa scelta collaborativa, perché l'ha fatta Mancini, l'ha fatta Fatino, l'ha fatta Carnovale, e perché gli altri stanno dicendo le cose, quindi poi non si lasci sfuggire l'occasione, non perda l'occasione di salire sul tram, perché poi ne pagherà le conseguenze. Guardi, io non lo conosco Abbatino, eppure sa tante cose di lei. Dice, con lei è stato magnanimo, magari che non me l'ha verbalizzate, però l'ha detta a voce, dice la Moretti. N'ha detto nessuno, è stato magnanimo, nel senso che sa qualcosa che gli ha detto, ma questo lo sapevamo da quando sono usciti i verbali, gli dice l'avvocato Merlino. Fabio, allora questa è una battuta, allora mettiamo che lei adesso paga a Barbieri. Questo gli dice il PM, cioè paga l'omicidio Barbieri, cioè pari che se lei non collabora io la coinvolgo nelle indagini sull'omicidio Barbieri, riapro le indagini, faccio riaprire le indagini perché poi non era lui competente, ma tante cose la Moretti ovviamente non le sa. Non è che mi sono potuta mettere tanto a ridere, perché lo so da sola quando possa arrivare, capito Fra? Allora senti che te dice. A me se mi fa sto colloquio mi tranquillizzo, però almeno so che de che morte moro. Fabiola, perché lei dice, ci ha impicciato a tutti, lui a sentire loro, cioè a Patino, lui mi ha impicciato lui, però che ne so, dice la Fabiola all'avvocato Merlino, io non l'ho visto mai un magistrato che difende un imputato, perché ieri ha detto pure, e che gli avrà detto, che lui si è pentito, no, io sto qui per colpa di Mancini. E certo, se all'inizio gli dicevate sta cosa, signora, io sono qui perché me lo ha detto Mancini, perché l'unica preoccupazione di Mancini è difendere, dice, a lei l'ha rovinata, ha bruciato, dice il giudice. Sì, vabbè, però dai, è morto 11 anni fa, non regge più. Allora, Fabiola sempre che riferisce, lei potrà vedere Bernasetti quando vuole, le do la mia parola d'onore che nessuno la carcererà e che nessuno la seguirà. Me firmi qui che gli tolgo la protezione. Ortodossia processuale. Signora, siete soltanto in due a sapere quello che io voglio sapere. Cioè, vedete, ecco l'atto di fede. Il giudice compulsa un test, non per sentire laicamente quello che ha da dire, per prenderne atto e poi ragionarci sopra. Il giudice compulsa quel soggetto perché gli dica, gli confermi, gli convalidi quello che lui già sa, quello che ritiene già di sapere. E non è un atto di fede, e non è un pre-giudice.
preme sapere che quello che sapete voi lo sanno tutti, però siete soltanto in due a riconoscere i visi. All'ultimo mi ha detto, pensa un po', ma lei è tanto sicura che la gente cambia? Ha visto Abbadino chi era? Lei adesso si va a fare 10 anni, sempre questi 10 anni, rischia tutta la sua vita, i suoi figli. Poi Bernasetti, gli dice il giudice, se gli gira il cervello e parla lui, poi lei a me non mi serve più. Quindi un PM che sta dicendo, tu mi puoi servire. Vedete poi come si accreditano costoro. Oh, a me il giudice mi ha detto che gli servo, allora è prezioso il mio contributo. Poi lei a me non mi serve più, dice, può marcire anche dentro una galera. Perché, attenzione, qui non è che Moretti è genuina solo quando dice a Bruciati mi ha detto che Pecorelli l'ha ammazzato Carminati con Pasquale Belzito. Se lo volete, se la volete autentica e genuina allora, è autentica e genuina anche adesso, o no? Ho una pretesa assurda, Presidente e consigliere. Ma Bernasetti perché dovrebbe parlare che sta fuori? Gli dice l'avvocato. No, allora io gli ho risposto, beh, dice, una volta che è catturato, intanto lo piassero. Se parla Bernasetti, ma essi bravo, no, perché volevi, quando mi hanno visto così sicura, dice, lei lo vede Bernasetti, noi lo sappiamo, all'epoca era latitante. Invece te giuro, fra, non è vero proprio, te lo direi, però, guardi, io non c'ho bisogno di essere protetta, perché chi mi difende meglio di Bernasetti che sta a Roma? Chi mi può difendere a me? Allora, a un certo momento, quindi stanno valutando, guardi, lei signora dica queste cose perché sennò ce le viene a dire Abbadino, poi qui gli mette in testa, guarda che se perdiamo Bernasetti e Bernasetti si pente e ci dice certe cose, poi tu non puoi più sfruttare la situazione, non puoi avere i benefici. Allora Franco l'avvocato gli dice, ma Carminati non gli può dire le cose come non se può pentire lui? Pensano anche. Carminati, che è detenuto per la banda della Magliana, se viene coinvolto in questa accusa potrebbe a un certo momento dire collaboro, mi pento, dico. Fabiola, ma lui l'ha avvertito davvero, Franco, appunto, non gli può dire guarda sono stato io, me l'ha detto Tizio. Sì, però Carminati, lo sai che gli può dire Carminati? Fabiola, loro stanno ipotizzando che Carminati a un certo momento decida di pentirsi, di ammettere i fatti per godere, per sfruttare i benefici della collaborazione. Sì, però Carminati, lo sai che gli può dire Carminati? A me, a Bruciati, mi ha dato carcola, tu mio. Per farlo, per farlo. Mi ha detto, per ammazzare Pecorelli, ma non lo sa lui che glielo ha ordinato. Sì, però potrebbe dire, basta, Carminati dice questo, che gli frega, lo sanno già. Se lo può pure inventare sul momento che gliel'ha ordinato, dice l'avvocato. Se se vuole pentire, c'ha il problema dei 30 anni, dice guarda, a me mi ha dato sti soldi. E come lo riconosce sulla fotografia? Chi? Quello dei servizi. A me me l'ha detto lui, dice, a me me l'ha detto Abbruciati. Questa è la conversazione che riferisce appunto Fabiano Moretti dell'incontro con il pubblico ministero e a un certo momento ipotizza, sai che potrebbe dire Carminati se si pentisse per uscirne fuori, visto che non può sapere chi ha il mandato eccetera, dice a me me l'ha detto Abbruciati e mi ha detto, mi ha dato carcola d'un milione. E questa sarebbe la asseverazione secondo la quale la Moretti ha risaputo da Abbruciati che Carminati ha commesso l'omicidio Pecorelli con un modesto compenso. Le guardie, Presidente, ci avviamo alla fine. Le guardie per un certo periodo del dibattimento sono state evocate dagli uni e dagli altri perché la identificazione delle guardie avrebbe consentito di individuare, cioè delle guardie corrotte, quelle dei servizi deviati, i servizi deviati non mancano mai, quelle che avrebbero veicolato evidentemente nel carcere e dal carcere l'ordine di uccidere Pecorelli.
le guardie erano state identificate nella fase delle indagini preliminari in Fabbri Mario, Paoletti Giancarlo e Faranno Vittorio, ufficiali di polizia giudiziaria che sono stati condannati dal tribunale di Perugia, presieduto dal giudice relatore ed estensore della motivazione di questa sentenza, ed estensore della motivazione di quella sentenza, tanto per essere chiari, il consigliere Rotondo, per essersi resi responsabili di false informazioni alla polizia, al pubblico ministero, per aver taciuto di loro contatti con Abbruciati e con gli esponenti della banda della Maglia nel carcere di Rebibbia. Queste guardie erano evocate nel processo con i nomi di battesimo di Angelo ed Enzo ed erano state oggetto di una ricognizione fotografica da parte della signora Moretti, che aveva identificato l'angelo in Faranda Vittorio. Bene. Signori, questo processo in dibattimento è cominciato nel febbraio, aprile, poi ci siamo aggiornati, e definitivamente giugno del 96 ed è finito nel settembre del 99. I signori Fabbri, Paoletti e Faranda, che nelle indagini preliminari erano in questo processo, fecero all'udienza preliminare una scelta processuale, chiesero giudizio immediato e furono quindi giudicati separatamente dagli altri imputati, se no oggi li avreste qua, ed erano stati appunto condannati dal Tribunale di Perugia, presieduto e estensore della motivazione dal giudice all'atere della Corte di Prima Curia. Si è celebrato un anno fa l'appello davanti alla Corte d'Appello di Perugia e l'appello si è risolto con una sentenza di assoluzione dei tre perché il fatto non sussiste, ma non è questo quello che volevo richiamare alla vostra attenzione, perché io sono abituato a rispettare tutte le sentenze, quelle che mi piacciono e quelle che non mi piacciono. Quelle che non mi piacciono, se ne sono direttamente interessato, le appello o ricorro per Cassazione. Se non mi riguarda il processo, le leggo, le commento, manifesto la mia diversità di opinioni, però io le rispetto. Quindi non c'è niente di sconvolgente che a una sentenza di primo grado di condanna segua una sentenza. È la fisiologia del processo e dei mezzi di impugnazione. Non è questo che vi volevo dire. No, invece leggendo la motivazione di quella sentenza, io apprendo invece una cosa che mi lascia veramente sconcertato, a proposito di ortodossia processuale, a proposito di onestà intellettuale, a proposito di correttezza, a proposito di pregiudizi. Io vi leggo le prime quattro righe, cinque righe della parte motivazionale di quella sentenza, di questa sentenza, che è del 19 settembre 2001, depositata il 17 ottobre 2001. Corte Appello di Perugia, i vostri colleghi della Corte di Appello. Prima di scendere nel merito dell'appello proposto, deve essere dato atto di due, tra virgolette, non sono mie le virgolette, dell'estensore della sentenza, anomalie procedurali, verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, e che devono ritenersi veramente inquietanti per come si sono verificate e per come avrebbero potuto incidere anche sull'esito del giudizio stesso. Stiamo parlando della libertà delle persone, dei cittadini. Il nostro ordinamento prevede
una presunzione di non colpevolezza fino al passaggio in giudicato della sentenza. Facciamo riferimento in primo luogo alle tre informative della DIA. La DIA, Divisione Investigativa Antimafia, è l'organo di polizia giudiziaria che ha condotto praticamente tutte le indagini preliminari dell'omicidio Pecorelli, salvo attività di dettaglio. Alla DIA si deve tutta l'attività di indagine per l'omicidio Pecorelli. Datate 7 maggio 96, doveva ancora cominciare questo dibattimento. 15 dicembre 97 e 20 gennaio 98, era in corso il dibattimento. E da dove emerge a chiare lettere che l'angelo e l'enzo dei servizi, in contatto con la banda della Magliana, devono identificarsi in Angelo Gagliardi e Vincenzo Piano, entrambi effettivi al SISDE. Per Dio, non Fabbri, Paoletti e Faranda. Per Dio, ma noi stiamo da mesi, da anni, alla ricerca della identificazione delle guardie che minacciano la Moretti, non dire, non fare! E loro ce lo sanno! E se lo tengono nel cassetto! È vero che la informativa decisiva è quella del 20 gennaio 98, l'ultima in ordine cronologico, ma è anche vero che la prima, dove per la prima volta viene in luce un contatto tra Bilvia Bonamore, ultima compagna di Danilo Abbruciati, e il SISDE, è del 7 maggio 96 e perviene alla Procura della Repubblica di Perugia il 9 maggio 96. A processo ancora in corso e non risulta essere stata messa a disposizione dei difensori in patente violazione dell'articolo 430 secondo comma. Ortodossia processuale, Presidente, o scorrettezza processuale? Nel cassetto, una informativa di questa importanza, che ci avrebbe consentito di interrogare questi due signori e chieder loro, era vero che avevi contatti con Abbruciati, De Medis e compagnia bella? E che cosa andavi a dire, a fare, a chiedere? Ci manca un giudice in questo processo. Fortunati loro, Fabio, Paoletti e Faranda, che l'hanno trovato e che hanno il coraggio, non il coraggio, l'onestà, avvertono il dovere professionale e morale di chiamare le cose con il loro nome. Inquietanti anomalie, patente violazione dei diritti dei difensori. Mi dispiace che oggi ci sia il consigliere Mantegna, che ovviamente non c'entra niente con tutto questo. Mi dispiace che non ci sia. E in fondo non ci doveva essere nemmeno. Mi sarebbe dispiaciuto anche che ci fosse stato il dottor Cannevà, che interviene in questo processo a indagini preliminari concluse. Qui oggi avrei voluto avere il dottor Cardella per guardarlo in faccia e chiedergli conto di questa inquietante anomalia in patente violazione dei diritti dei difensori, e non sono parole mie. Avrei voluto avere qua il dottor Cardella, tanto per essere chiari. E vi garantisco che se lo incontro sarà mia cura chiedere.
chiedergli conto di questo fatto. Ecco, signori, io credo di aver concluso il mio compito, che ovviamente ha una chiarissima aspirazione, quella di vedere il dispositivo della sentenza di prime cure confermata e la motivazione addotta a sostegno di quel dispositivo restituita alla sua dignità, che secondo me è una dignità violata, perché la motivazione sia l'espressione delle risultanze del processo, serenamente e laicamente valutate, senza condizionamenti che nascano da pregiudizi, da preconcetti, vuolsi di carattere personale, vuolsi di carattere professionale. Grazie della vostra attenzione e concludo perché la sentenza sia confermata in ogni sua parte. Dispositivo. Allora il Presidente rinvia per la prosecuzione della discussione da parte dei difensori, dell'avvocato La Barbera Michelangelo al 14 ottobre 2002 ore 16. 14? Come 4? Ah, 14? Come 4? No, scusa. Al 14 è stato. La discussione poi è 18, quella ulteriore, non è che. Capito, 17 è saltato. 17 è saltato, è già saltato il 17. Sarebbe semmai 18 o più probabilmente, perché siccome c'è il professor Coppi che ha detto di voler iniziare il 23, forse quella che salterà è quella del 18. 14, sì, per la prosecuzione della discussione da parte dei difensori dell'imputato, ore 16, da parte dell'imputato Michelangelo La Barbera, non essendoci alcun motivo per l'accoglimento dell'istanza genericamente formulata con fax pervenuto in data odierna da parte dell'avvocato Barone, che assume d'essere impegnato per tale data nell'udienza in Camera di Consiglio davanti al Tribunale di Palermo in materia di provvedimenti di libertà. Ed essendoci in ogni caso il codifensore, avvocatessa Daniela Paccoi. Allora, quindi, abbiamo detto, l'udienza è rinviata quella del 18, qua il 99% salterà perché il professor Coppa ha chiesto di iniziare il 23, per cui poi pare che ci sia anche sciopero generale, per cui ci possono essere dei disservizi, e comunque siamo benati.